Bene, buonasera a tutti. Dichiaro aperto questa seduta del Consiglio Comunale e chiederei al segretario generale di procedere con l'appello, ricordando che siamo tutti quanti in diretta streaming. Grazie. Allora, Fanotto Luca, Rodeane Emanuele Maria, Venturuzzo Sara, Cinello Marco, Ciubei Paolo, Venturini Paolo, Brini Massimo, Sciuto Alfio, Meroi Vico, Marosa Alessandro, Piluti Guido, assente, Petiziol Vittorino, Iermano Giovanni, Tegil Carlo, assente, ok, Donà Marco, Delzotto Silvano, Codro Mazzalessio, anche lui assente. In arrivo anche lui, Va bene. immagino. Bene. Allora, primo punto all'ordine del giorno sono comunicazioni del sindaco. Io in realtà non ho comunicazioni da fare oggi, salvo insomma, ricordare che c'è fine settimana l'evento dell'Half Marathon. E la prossima settimana avremo ecco, il concerto di Vasco allo stadio. Punto 2 all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali dal numero 36 al numero 42 della seduta del Consiglio Comunale del 26.04.2016. E, tra l'altro il consigliere Codromaz mi aveva fatto presente come in una dei verbali di deliberazione della precedente seduta ci fosse un refuso e nell'approvazione dei verbali, nella delibera di approvazione dei verbali, si dà atto della correzione del refuso che era riportato nel verbale numero 42. E in particolare si sostituisce la voce contrari numero 0 con contrari numero 9, sia nella votazione della proposta di deliberazione che nella votazione della immediata eseguibilità della stessa. Quindi si dà atto anche di questa correzione. Ci sono osservazioni su questo punto all'ordine del giorno? Se non ci sono osservazioni, procederei alla votazione. Favorevoli? Verbali? Sì. Certo. Contrari? Astenuti? Il consigliere Iermano, il consigliere Delzotto? Ecco. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Punto 3 all'ordine del giorno è la comunicazione ai sensi dell'articolo 166, secondo comma, del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 11 del vigente regolamento di contabilità armonizzata di prelevamento dal fondo di riserva delle deliberazioni giuntali numero 144 del 28.04.2016, numero 130 del 12.05.2016 e numero 136 del 12.05.2016. Sono dei prelevamenti dal fondo di riserva, scusate, legate in particolare a degli interventi che si sono dovuti realizzare all'interno del polisportivo Tegil, necessari ad ospitare la data zero del tour, cioè ci sono stati degli accorgimenti strutturali per garantire un aumento della capienza ed è si è reso necessario quindi procedere a un prelevamento dal fondo di riserva per la somma complessiva ammontante di 80.000 euro ad integrazione di un capitolo di nuova costituzione legato alla manutenzione straordinaria dello stadio. Il secondo prelevamento dal fondo di riserva invece è legato in particolare alla somma ammontante 8.200 euro legata al finanziamento del capitolo di spesa intitolato Restituzioni a imprese di somme versate indebitamente e rimborsi diversi del settore lavori pubblici. In questo caso si è resa necessaria diciamo questa restituzione verso il pagamento di una fattura
che a favore di Glerean Ernestino, in quanto Glerean aveva indicato un IBAN sbagliato, quindi c'è stata sostanzialmente una correzione e una reimputazione per versare la somma nel conto corrente corretto, insomma. E terzo prelevamento dal fondo di riserva risulta essere invece ammontante alla somma di complessiva di 10.000 euro per finanziare il capitolo legato alla manutenzione dei beni mobili dell'Arena Alpe Adria, in quanto appunto il capitolo non aveva la capienza sufficiente e è stato reso necessario un accorgimento delle apparecchi di sollevamento di determinati materiali per appunto rendere usufruibile anche per le manifestazioni l'Arena Alpe Adria. Punto 4 all'ordine del giorno è la ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 126 del 12.05.2016, avente ad oggetto la variazione di bilancio di previsione 2016-2018 e la variazione di bilancio numero 21-22 del 2016 e la variazione previsione di cassa del bilancio 2016 al numero 23 del 2016. Questa diciamo ratifica di variazione di bilancio si è sostanzialmente resa necessaria in quanto è stata operata una variazione legata a un maggior trasferimento regionale in un capitolo in uscita di 7.000 euro, oltre a 66.000 euro più altri 23.000 euro di spese per diciamo la manutenzione del giardino delle scuole elementari, in quanto è stato fatto l'intervento con Global Service, ma nell'elenco diciamo questo intervento non era originariamente previsto e abbiamo quindi dovuto integrare anche il relativo capitolo legato alle scuole. Poi abbiamo una variazione di 1.600 euro per un progetto sostenuto dalle politiche giovanili in relazione alle azioni positive, che era quota parte anche finanziato dalla Regione, e poi c'è quella grande invece variazione di cassa, in quanto la cassa è entrata a regime quest'anno con la nuova contabilità pubblica, mentre precedentemente il bilancio funzionava esclusivamente per competenza. Oggi invece vale sia il principio della cassa che quello di competenza, e questo a cascata ha diciamo imposto come necessaria, ecco, un accorgimento legato all'attività gestionale dell'ente. E quindi oggi la cassa figura come rilevante all'interno della contabilità armonizzata. Ecco, questo è il contenuto della ratifica del punto 4 all'ordine del giorno. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, ecco, porrei in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Adesso è presente in sala il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale farmaceutica e dobbiamo procedere all'approvazione del bilancio dell'azienda speciale
e mi ha chiesto il Presidente di poter anticipare questo punto all'ordine del giorno proprio per poi liberarli e attendere nel frattempo anche i revisori dei conti del Comune che sono arrivati ma sono a bere un caffè, quindi ecco, in modo tale chiedo al Presidente ecco, di poter giungere. Buonasera e pregherei ecco, il Presidente che quest'anno con soddisfazione anticipo porta un bilancio veramente molto molto positivo ecco, dell'azienda speciale a illustrare questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Allora, prima sì, di analizzare le voci di bilancio più significative, volevo appunto dare alcune informazioni su quella che è stata l'attività svolta nel 2015. Come Consiglio di amministrazione abbiamo sempre cercato di percorrere una strada rivolta all'innovazione, al rinnovamento e con la ristrutturazione della farmacia dell'anno scorso sicuramente abbiamo raggiunto una tappa fondamentale su questo percorso. Se non altro per l'investimento finanziario che ha dovuto comportare appunto la ristrutturazione della farmacia. È stata indetta una gara per a base d'asta per 140.000 euro che è stata vinta dalla Col SRL, che è un'azienda leader nel settore degli arredamenti e della ristrutturazione della farmacia, con l'offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso a 132.686 euro. E di questi 132.000, 26.000 saranno recuperati con gli sgravi fiscali. Le motivazioni che ci hanno spinto alla ristrutturazione sono diverse. Innanzitutto perché gli spazi all'interno della farmacia, così come erano precedente alla ristrutturazione, non erano sfruttati adeguatamente. Il nuovo layout invece permette di sfruttare tutti gli spazi nel miglior modo possibile. Inoltre ci ha permesso anche di ricavare due cabine, una di cui una verrà utilizzata per le analisi, mentre una seconda avrà una funzione polivalente e verrà sfruttata non solo per la cura e per la bellezza della persona, ma anche per attività professionali come di tipo infermieristico o anche fisioterapico. Inoltre la strutturazione ci ha permesso di adeguare tutti gli impianti a norma di legge e questo ci permetterà anche di avere un miglior risparmio sui consumi energetici. Non abbiamo perso occasione anche di apportare un'innovazione importante che è quella dell'adozione dell'etichettatura elettronica. Questa innovazione ci permetterà di mantenere i prezzi dei prodotti sempre aggiornati a quelli che sono l'andamento dei valori di mercato. Un altro motivo che ci ha spinto alla ristrutturazione è sicuramente il fatto di poter ottenere una maggiore redditività. Io ho analizzato i corrispettivi che sono successivi alla ristrutturazione rapportati a quelli dell'anno precedente e posso già dire insomma, che c'è stato un incremento intorno al 5%. Quando ho scritto la relazione li avevo analizzati fino a marzo, comunque il trend è stato mantenuto anche fino al mese scorso, fino a fine maggio. Se questo trend sarà mantenuto sicuramente avremo bisogna vedere la fine dell'anno, comunque si dovrà avere un aumento del fatturato di circa 70.000 euro. Queste diciamo sono le motivazioni più importanti che ci hanno spinto a fare un passo così importante per quello che riguarda insomma la farmacia comunale. Altro evento che va al di là insomma, dell'ordinaria amministrazione è stato l'affidamento del servizio di tesoreria, anche qui è stata fatta gara, al Credito Cooperativo Friuli, a cui è stato affidato l'incarico. Per quanto riguarda il bilancio, tornando al bilancio, do alcune informazioni su quelle che sono state le variazioni maggiori. Sicuramente abbiamo avuto un incremento notevole per quanto riguarda il valore della produzione con un aumento di circa 40.000 euro. Questo ha portato tale valore a 1.779.719 e abbiamo avuto anche una diminuzione per quanto riguarda l'acquisto di merci di circa 60.000 euro. Un'altra voce importante che di solito
tengo sotto controllo è quella della spesa per il personale, che comunque non ha avuto una variazione degna di menzione, comunque ha avuto un aumento di soli 522 euro. C'è stato un aumento degli ammortamenti, questo dovuto appunto alla ristrutturazione, per un 4.172 euro e inoltre non abbiamo avuto nel 2015 un provento straordinario che avevamo ottenuto nel 2014 grazie al rimborso che avevamo avuto per la maggiore deducibilità IRAP. Nonostante questo, comunque, abbiamo ottenuto nel 2015 un eccellente risultato per quanto riguarda gli utili, al netto delle imposte per 108.919, con un incremento rispetto al 2014 di 29.773 euro. Ecco, queste sono le voci più importanti, insomma, del bilancio. Il sindaco ha già anticipato, insomma, che il 2015 sotto profilo degli utili è stato un anno eccellente. Di questo devo ringraziare tutti i dipendenti della farmacia e anche è stato anche merito di una stagione turistica positiva, insomma. Prima dell'approvazione del bilancio ringrazio anche il dottor Lenardi, che ci segue sempre con molta attenzione, e il dottor Mario Montrone, il nostro revisore dei conti, e anche il vicepresidente Chiara Casasola del Consiglio di Amministrazione e il consigliere Marco Limpi. Detto questo, chiedo appunto al Consiglio Comunale di approvare il bilancio così come presentato e distribuire l'utile di 108.919 così come stabilito dall'articolo 43 dello Statuto Sociale. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente. Penso che questo anche sia un dato estremamente positivo, anche perché, insomma, lo ha già detto anche il Presidente, che le chiedo di chiudere il microfono. Scusa. L'ha detto anche il Presidente, insomma, è stata fatta la ristrutturazione interna della farmacia, che aveva bisogno soprattutto per gli impianti, per un adeguamento, insomma, anche alle norme, e adeguamento legato anche a uno sviluppo maggiormente commerciale, no, del prodotto, visto che funziona non solo per i farmaci classici, no, ma anche per la cosmesi e così. Questo intervento di ristrutturazione, che insomma è anche costato, però è stato sostenuto con le riserve, quindi dico che è molto positivo questo. Io ringrazio ovviamente tutto il Consiglio di Amministrazione, a partire dal suo Presidente, per il lavoro che è stato svolto sino ad ora, e chiedo al Consiglio se ci sono domande o interventi, ecco, sul bilancio così come esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Farmaceutica. Prego, Consigliere De Zotto. Allora, faccio la dichiarazione di voto. Innanzitutto, in premessa però, volevo ringraziare anch'io tutti quelli che si stanno occupando della farmacia comunale, dal Presidente ovviamente a chi la sta seguendo all'interno dell'amministrazione comunale e a tutti quelli che collaborano con la farmacia. Ricordo più volte in questo Consiglio Comunale grandi discussioni sulla farmacia comunale, quando c'erano questi alti e bassi, diciamo, a seconda poi degli anni di investimento che venivano fatti anche da noi e dalle amministrazioni che hanno preceduto anche la mia, relativamente al fatto di quanto potevano essere gli utili e dobbiamo venderla, non dobbiamo venderla, ma ha anche un valore sociale per il nostro territorio. Abbiamo sempre resistito su questo fronte. Mi fa piacere che l'amministrazione adesso, giustamente, non con voi opposizione, però ricordo che c'era sempre qualche critica, e che secondo me buoni investimenti, una buona gestione portano comunque questa farmacia ad avere risultati positivi anche per un ritorno sul territorio, i controlli, le cose che possono essere utili alla cittadinanza. Quindi noi daremo chiaramente un voto favorevole all'approvazione di questo bilancio. Grazie. Grazie Consigliere De Zotto. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono altri interventi, porrei in votazione il punto 6 all'ordine del giorno, che diventa punto 5,
Dopo l'anticipo e quindi l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio 2015 dell'azienda speciale farmaceutica con la relativa destinazione degli utili di esercizio secondo quanto previsto dallo statuto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie ancora Presidente, grazie Dottoressa Casasola, Signore Limpi, grazie ancora del vostro lavoro. Punto adesso 6, che era il punto 5 all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015. Allora, la premessa che faccio è quella legata al fatto che la costruzione del bilancio previsionale 2015 e del relativo consuntivo che è stato anticipato quest'anno dall'approvazione del previsionale 2016 ha cambiato completamente faccia rispetto al quadro normativo di settore che lo governava nelle sue logiche precedentemente, ovvero è entrato in vigore a tutti gli effetti il principio del pareggio di bilancio e a cascata anche tutte le regole legate alla contabilità armonizzata, regole che si originano dall'Unione Europea e che a cascata sono state recepite poi a livello nazionale e successivamente anche a livello locale, quindi a livello della nostra regione, seppur talvolta magari con qualche differenziazione, tutto sommato ci stiamo avvicinando ad avere una grande omogeneità e uniformità nell'ambito della predisposizione dei bilanci. Il bilancio quindi è stato caratterizzato da questi elementi di novità e quando entra in vigore una nuova normativa che incide sull'aspetto finanziario, sull'aspetto contabile e conseguentemente anche sull'intera catena gestionale legata ai provvedimenti finanziari e contabili, generalmente deve esserci un periodo di assestamento perché le nuove regole spesso portano anche dei dubbi, delle perplessità nei termini della loro applicazione, quindi spesso si richiedono degli ulteriori approfondimenti, manca anche una formulazione di pareri ad hoc dai vari organi che possano fungere anche da elementi di chiarificazione della portata applicativa o esplicativa di determinate norme e quindi penso che questo assetto di regole, che tra l'altro sarà implementato anche ulteriormente nel 2017, in quanto dal 2017 sarà obbligatorio il bilancio consolidato, quindi dovremo fare come nelle società di capitali, un bilancio anche con tutte quante le società satellite nelle quali il Comune manifesta una propria partecipazione azionaria, richiede sempre di più una grande professionalità e una grande anche capacità nel saper gestire questo working in progress, proprio perché anche il Comune di Lignano, che come è noto ha un bilancio considerevole, richiede veramente molta attenzione, come peraltro è stata manifestata a causa anche di questi sconvolgimenti normativi che sono per chi è nel settore di portata epocale, perché cambia totalmente la forma mentis, cioè il modo proprio di programmare da un lato e di intervenire operativamente con i pagamenti dall'altro, in una variabilità, in una fluttuazione costante e continua che nel corso delle varie giornate viene ad essere chiarificata in virtù di confronti non solo all'interno ma anche con enti all'esterno. Oltre a questo abbiamo, già come a partire dal 2012, l'applicazione di tutta una serie di vincoli, di limiti alla spesa pubblica, abbiamo appunto tutta una serie di problemi legati alla presenza o assenza di spazi finanziari che permettono l'utilizzazione
ecco, dell'avanzo di amministrazione, che prima era completamente libero per quanto riguardava invece l'utilizzazione ovviamente dell'avanzo non vincolato, e oggi invece le maglie sono sicuramente più ristrette rispetto al passato. Oltre a questo, diciamo che l'implementazione delle novità è costante anche sotto profilo tributario, no? Quindi le abbiamo avute negli ultimi 3 anni, ogni anno è cambiato lo scenario e questo anch'esso come quadro ulteriore ha richiesto grande attenzione, grande approfondimento, ma anche un costante aggiornamento delle prassi consolidate, che sono state di fatto spazzate via per, no? Cioè per riassettare anche un nuovo metodo di lavoro che non ha coinvolto esclusivamente il settore finanziario, ma ha coinvolto ovviamente tutti quanti gli uffici che devono appunto effettuare la loro programmazione anche in termini di spesa. Questo ecco per definire un quadro generale. Un quadro generale che tuttavia diciamo ha permesso all'amministrazione, nonostante questi elementi di dubbio, di difficoltà, di perplessità, talvolta anche di nebulosità determinata dal fatto che non si sapeva molto bene ecco, che strada prendere nell'applicazione di queste regole, tuttavia devo dire ecco, noi l'anno precedente, essendo questo bilancio riferito all'anno precedente, ecco, possiamo dire che la programmazione che era stata varata nei diversi settori è stata anche diciamo, attuata, portata a termine. Quota parte ovviamente, quota parte, però penso che gli interventi, soprattutto con riferimento alla spesa di investimento, sono stati fatti anche con attenta sensibilità da parte appunto dei vari settori dell'ente. Mi riferisco ad esempio alla ristrutturazione dei pennelli frangiflutti, per i quali no, avevamo un contributo regionale di 150.000 euro, però anche lì tutte le difficoltà legate all'utilizzazione di questo contributo, perché originariamente il contributo era stato destinato per una specifica utilizzazione che però non era utile in un certo senso al Comune, e quindi per non restituire queste somme erogate dalla Regione abbiamo dovuto concertare il cambio di destinazione del contributo, che alla fine è stato poi effettivamente utilizzato per una cosa che serve, e cioè la messa in sicurezza dei pennelli frangiflutti, che sicuramente manifesteranno anche una funzione insomma, di contrasto all'erosione dell'arenile, ma soprattutto hanno messo in sicurezza quelle aree perché i pennelli non erano ecco, più ben visibili e c'erano stati anche no, purtroppo degli incidenti con ecco, tutta una serie di utenti dell'arenile. Sono stati fatti dei grandi interventi di manutenzione dell'assetto viabilistico, stradale, attraverso appunto il rifacimento di strade, di marciapiedi, interventi molto puntuali mediante diciamo un accordo quadro di Global Service per 4,5 milioni di euro, che è stato reso possibile attraverso l'utilizzazione del precedente avanzo di amministrazione, così come è stato fatto e talvolta in maniera puntuale ecco queste tipologie di lavoro e di intervento verso anche situazioni che probabilmente erano da molti molti anni manifestavano questo tipo di esigenza di intervento. È stato rifatto completamente, inaugureremo a breve il nuovo trabucco sulla laguna, no, attraverso un intervento anch'esso di ristrutturazione ammontante circa 150.000 euro. Sono stati avviati anche questi, termineranno a breve i lavori di ristrutturazione del vecchio faro, che aveva assoluto bisogno per
che appunto rischiavamo di perderlo definitivamente, e quindi anche qua abbiamo trovato le risorse necessarie a fare questo tipo di intervento. Abbiamo già anche l'anno scorso varato la nuova pista di atletica, no? Necessaria ad ospitare anche tutte le manifestazioni per accreditarsi soprattutto verso quelle delle federazioni di carattere internazionale. Inoltre siamo intervenuti sulla copertura della palestra comunale e interverremo a breve anche, secondo le disposizioni del bilancio di previsione, sulla pavimentazione interna e sull'involucro. Questo per quanto riguarda poi il settore anche legato sempre dei lavori pubblici. Questo venerdì, ci tengo a dirlo, aprirà di fatto il nuovo pronto soccorso, quindi venerdì avremo il trasferimento dell'azienda sanitaria dalla vecchia struttura alla nuova struttura per quanto riguarderà poi la cerimonia, diciamo, di consegna, di apertura formale, verrà fatta più avanti, probabilmente a luglio, però anche questo penso sia un segnale estremamente positivo, il completamento, ecco, dei lavori della nuova struttura, che anche diciamo come intervento ha avuto vari momenti di apertura, chiusura, di riflessioni e di varianti in corso d'opera per adeguare appunto i lavori alle esigenze operative dell'azienda sanitaria, che probabilmente si il ragionamento fatto all'origine in astratto poi, ecco, nel concreto, no, si scontrava, ecco, con altre loro necessità, e quindi abbiamo dovuto intervenire per adeguare l'astratto al concreto poi, e anche qui è stato veramente un lunghissimo lavoro. Siamo partiti con l'attuazione inoltre anche della ristrutturazione dell'impianto base per quanto riguarda il cosiddetto involucro dell'impianto base, cioè quello che diventerà la sede dell'Informa Giovani, anche qua per una cifra di circa 210.000 euro, e sono quasi ultimati i lavori all'interno, stanno trasferendo i mobili che sono stati acquistati completamente ex novo, e appunto in virtù di una di quelle varie limitazioni a cui accennavo prima, cioè legate al pagamento delle locazioni passive, ecco, siamo stati costretti a trovare una nuova sede dell'Informa Giovani, proprio perché quella vecchia, no, era in affitto dal comune di Lignano a un diciamo privato, e la nuova contabilità pubblica, no, i nuovi limiti di spesa in realtà avevano imposto come il comune dovesse, ecco, abbassare la spesa legata appunto alle locazioni passive, e così abbiamo deciso di ubicare il punto di Informa Giovani in uno stabile di proprietà del comune, eliminando in radice il problema. Tra l'altro quello è un intervento frutto anche di una visione più ampia verso una riqualificazione complessiva dell'impianto base e anche delle strutture sportive esistenti al suo interno, ecco, per valutare anche una gestione magari diversa. L'anno scorso è stato aperto poi il Cinema City, quindi sono completati anche i lavori e i relativi pagamenti legati al Cinema City, manca ancora un ulteriore acquisto di beni legati agli arredi dell'ingresso, però diciamo che il Cinema City è operativo dall'anno scorso, e anche posso riferire che da parte di chi lo gestisce, perché anche quella è stata una grande sfida per il Comune e allo stesso tempo per chi poi ha preso l'incarico, ecco, una grande sfida che fortunatamente ha dato un riscontro estremamente positivo, anche per il fatto che diciamo c'è una particolare attenzione sotto il profilo della programmazione e della disponibilità, ecco, da parte degli attuali gestori. Abbiamo inoltre siamo intervenuti anche con l'adozione di altri provvedimenti di fondamentale importanza per il mandato di questa amministrazione, in particolare
Abbiamo adottato la variante sulle cosiddette zone B0, ecco, un provvedimento questo urbanistico, penso, di fondamentale importanza, legato alla tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico, urbanistico, storico, ecco, dell'area di Pineta e di Riviera, però cercando anche di trovare una soluzione per diciamo, non bloccare completamente la ristrutturazione, ma dare la possibilità di anche ampliamenti, ma che siano legati però ad essere non invasivi, ad avere un atteggiamento non invasivo rispetto all'esistente e soprattutto rispetto alla visione originaria dei pianificatori, cioè di Dolivo e di Picinato. Abbiamo fatto anche una riunione prima, no, con tutti quanti, proprio per fare un'ulteriore riflessione se presentare o meno anche un'osservazione a miglioramento del provvedimento che è stato adottato e che verrà magari discusso in sede di approvazione della variante stessa. Abbiamo poi approvato il piano del traffico urbano, penso uno strumento anche questo fondamentale per garantire una città a misura delle esigenze del turista, che ha una visione, diciamo, organica, coordinata anche della viabilità, soprattutto di carattere ciclabile, e che cerca quindi in anche questo un lavoro pluriennale di veramente realizzare un assetto di ciclabili contenuto nella cosiddetta bicipolitana, ecco, veramente come elemento suscitante appeal nei confronti del turista, soprattutto straniero. Abbiamo approvato il piano particolareggiato legato alla realizzazione della nuova stazione delle Corriere e tra l'altro la proprietà ha già iniziato a fare dei lavori per garantire la realizzazione del terminal, che rientra nell'ambito dei compiti convenzionali legati all'approvazione del piano particolareggiato, e noi siamo addirittura d'arrivo con l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo della nuova stazione, perché poi vedrà naturalmente la gara d'appalto per i lavori. L'anno scorso abbiamo, sempre nell'ambito naturalmente del discorso delle piste ciclabili, garantito anche l'apertura della ciclabile all'interno delle Fagetur, che ha manifestato anche grande apprezzamento da parte dei turisti frequentanti la nostra località, e abbiamo approvato un altro provvedimento fondamentale, quello legato al social housing, mediante il conferimento dell'ex caserma dei Carabinieri all'interno del fondo sociale regionale, che permetterà la costruzione di 20 appartamenti. Ci stiamo peraltro predisponendo verso, diciamo, un bando di project financing per l'efficientamento energetico, ed è da anni che ne stiamo parlando, così come anche per il bando legato ai lavori del lungomare, dove la stazione appaltante sta quasi ultimando le valutazioni su questa gara, no, in particolare sul capitolato, che si presenta particolarmente complesso in virtù soprattutto anche dell'importo della stessa gara, che dovrà avere l'applicazione delle regole delle gare europee. Tra l'altro anche qua, ecco, è da dire un'ulteriore cosa, perché cioè, ulteriore cosa per rappresentare effettivamente lo stato delle cose e dell'evoluzione normativa di questo contesto, e cioè che il 18 di aprile 2016 peraltro è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici, e quindi anche qui, no, stiamo facendo tutta una serie di valutazione della predisposizione degli atti di gara a cavallo tra una normativa e l'altra, cosa che richiede un certo approfondimento proprio per evitare, ecco, che nella predisposizione degli atti successivi ci siano ulteriori, ecco, problemi. E devo anche dire che l'anno scorso, insomma, sono state tenute grandi manifestazioni, ecco, di richiamo internazionale sulla nostra località. Ne cito tre a memoria, che sono soprattutto quelle di carattere sportivo, senza niente togliere ovviamente alle altre, ma che hanno permesso sicuramente, essendo il loro livello internazionale, ecco, la conoscenza della nostra città anche all'estero, e mi riferisco cioè ai giochi nazionali del CONI,
che si sono tenuti nel mese di settembre, ai giochi mondiali dell'OCSIT, no? Organizzazione all'interno della quale è presente anche l'ICS, che si sono tenuti nel mese di giugno, e gli europei under 20 di basket che si sono tenuti nel mese di luglio e che hanno permesso tutta una serie di dirette streaming. Oltre a questo, tantissime sono state le manifestazioni culturali, le presentazioni di mostre, il riassetto ancora in fase di definizione del premio Hemingway, oltre anche all'aiuto verso le associazioni che sono la ricchezza del nostro territorio, e ha una programmazione molto puntuale per quanto riguarda le politiche dell'istruzione, perché devo anche ricordare come per la prima volta siamo riusciti a stipulare un protocollo d'intesa mutuando il grande lavoro che in tanti anni è stato fatto sulla cosiddetta ex scuola integrata, ovvero patto tra scuola e territorio, anche per l'istituto superiore presente all'interno del nostro territorio, e quindi l'ITT, che dico si è concluso, no, tra l'altro qualche giorno fa, ed è un progetto che penso ha permesso di vivere una grande esperienza in termini positivi a tutti gli allievi che hanno partecipato e che vengono coinvolti più direttamente anche nelle cose che questo territorio e questa amministrazione sta portando avanti con grande impegno. Devo altresì ovviamente ringraziare tutta la squadra di maggioranza per l'impegno che è stato profuso, ecco, nei termini sia di programmazione che di realizzazione del bilancio, in questo caso consuntivo 2015, ma ancora prima del previsionale, perché non è appunto una cosa semplice, soprattutto quando le regole del gioco cambiano di giorno in giorno. Abbiamo peraltro, ecco, adesso con la diciamo costituzione ex legge delle unioni territoriali intercomunali, ha avuto anche come città l'onore di ricevere la presidenza, ecco, seppur per un periodo, io ho detto anche di avvio, visto che erano pendenti le elezioni, però dico anche sul piano esterno e dei comuni limitrofi, la città di Lignano ha avuto, per il tramite anche del suo sindaco, ha avuto, dico, il riconoscimento di un certo ruolo guida e anche di un certo peso specifico, sia nelle logiche intracomunali sia nelle logiche di collegamento regionale. Quindi questo penso che possa far onore, ecco, alla città complessivamente considerata, e, ed è già iniziato un lungo lavoro anche su questo versante. Ovviamente c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, io ci tengo a ribadire che comunque Lignano, indipendentemente dalla presidenza, ha un regime speciale nell'ambito dell'utile della bassa friulana, e quindi ha un percorso anche di assetto diverso rispetto a quello degli altri comuni. Tuttavia devo anche dire che l'assetto non si è assolutamente consolidato, perché il 26 di maggio si è tenuta l'udienza al TAR della discussione del merito sui ricorsi presentati dai comuni diciamo che non hanno condiviso, ecco, questa impostazione legata alla legge 26 del 2014, e stiamo attendendo ovviamente la sentenza e quindi l'esito del pronunciamento del TAR Friuli Venezia Giulia. Ma allo stesso tempo anche l'amministrazione regionale ha manifestato apertura, sicuramente in una rivisitazione del provvedimento normativo, che ovviamente richiederà un ulteriore approfondimento, anche perché il problema serio per i comuni oggi come oggi, che poi è legato ovviamente anche all'avvio dell'UTI per quanto concerne l'adempimento di ulteriori competenze, perché ad esempio la competenza, e lo sa bene penso l'assessore Tegil, ecco, come assessore provinciale, la competenza, dicevo, legata all'edilizia scolastica è stata da sempre una competenza provinciale, e oggi questa competenza passa al comune. Quindi voglio dire, anche qua abbiamo un momento di
assestamento anche per quanto concerne il passaggio dei dipendenti collegati alla provincia e alle necessità assunzionali dei singoli comuni, perché voglio dire, oggi come oggi purtroppo, ma questa è la situazione di fatto, ecco, le assunzioni sono bloccate dalla normativa nazionale che si applica anche a livello regionale, perché incide sulla spesa e quindi viene vista come norma di coordinamento della finanza pubblica, quindi competenza statale, e la regione su questo non può derogare. Dicevo appunto che i limiti di spesa del personale quindi sono fissati sostanzialmente dallo Stato, e quindi nuove assunzioni per il tramite di concorso o per il tramite di scorrimento di graduatoria non sono possibili, sono possibili solo mobilità, ma le mobilità, come è noto, verso questo comune sono molto difficili, soprattutto per questioni di carattere logistico, perché siamo un comune fortemente decentrato, oltre che fortemente complesso sotto un profilo gestionale. Ecco, quindi non è un comune piccolo questo, nonostante il numero di popolazione residente che possiamo avere. Questo per appunto presentare quello che è stato fatto. Nell'ambito sempre del consuntivo di bilancio emerge ovviamente un avanzo di amministrazione, che è dettato sostanzialmente non solo dalla difficoltà arrecata in termini programmatori da questo continuo sconvolgimento normativo delle regole di finanza pubblica, dei limiti di spesa, e quindi anche dalle novità procedurali, vedersi nuovo codice dei contratti pubblici eccetera, no? Che sono tutte cose che messe assieme ovviamente destabilizzano anche la programmazione in astratto nel momento in cui la si vuole realizzare in concreto. Tuttavia devo anche dire che l'avanzo di amministrazione di quest'anno è inferiore rispetto a quello dell'anno scorso. Abbiamo un avanzo di circa 9,3 milioni, ma dobbiamo dividerlo tra vincolato e non vincolato, in quanto vincolati sono 4,3 milioni e ci sono vincoli determinati da accantonamenti che si trascinano nel corso degli anni. 3,3 milioni infatti sono solo per il credito, per il fondo crediti di dubbia esigibilità, e sapete tutti che il fondo crediti di dubbia esigibilità è una percentuale ex legge, quindi non è che lo mettiamo lì a caso. 3,3 milioni derivano da una formula di applicazione di legge, sia per la dubbia esigibilità dell'imposta, in particolare della TARSU, o delle entrate del titolo terzo del bilancio. Inoltre abbiamo un altro fondo vincolato, quindi per il quale si prevede un altro accantonamento, che è il fondo del contenzioso e quello legato alle perdite delle partecipate, dove abbiamo dovuto mettere 1,4 milioni, perché anche lì abbiamo appunto una diminuzione del contenzioso, ma ci sono ancora alcuni dubbi. Ad esempio all'interno di quello ci sono i 400.000 euro del contenzioso exe, verso il quale abbiamo una causa pendente di fronte al Tribunale di Udine, oltre alle perdite dell'exe che abbiamo dovuto accantonare fino al momento in cui abbiamo deliberato la dismissione della partecipazione azionaria. Quest'anno penso che valuteremo appunto se svincolare parte di questo accantonamento. Inoltre abbiamo 150.000 euro per il fondo rischi, determinati a possibili contenziosi legali, tra cui rientrano ancora le problematiche di Carlin, che non sono ancora totalmente definitivamente concluse, e poi abbiamo 879.000 euro determinato da vari vincoli ulteriori di bilancio. Per quanto riguarda invece la parte non vincolata, abbiamo 5.045.000 euro, e questo deriva sostanzialmente dall'avanzo dell'anno scorso per circa 1 milione,
e più il resto sono o maggiori entrate talvolta o dei risparmi, quindi minori spese, che hanno generato sostanzialmente, ecco, questo tipo di avanzo, ma che penso oggi come oggi risulterà utile da utilizzare per l'effettuazione di spesa di investimento, che deve tuttavia avere, ecco, tutta una programmazione rispetto allo stato di avanzamento dei lavori e quindi a un cronoprogramma dei pagamenti che viene richiesto ovviamente dalla contabilità armonizzata. Quindi io comunque, indipendentemente da questo, dico il bilancio è un bilancio positivo, è un bilancio questo che dà atto delle cose che sono state fatte e permette e mette a disposizione delle ulteriori risorse per, diciamo, da utilizzare per la programmazione già in essere, e infatti stiamo già facendo, ecco, diciamo, delle varie considerazioni per l'effettuazione di una variazione di utilizzo di questo avanzo non vincolato di amministrazione. Sono presenti i revisori dei conti del Comune, quindi chiederei al Presidente, al Dottor Cudiccio, di accomodarsi anche lui in consiglio proprio per l'effettuazione della relazione di competenza e magari anche per partecipare al dibattito nel caso in cui ci fossero delle domande tecniche, ecco, da sottoporre. Grazie, dottore. Ho già visto tutto, mi è bombardato. Grazie, dottore, prego. Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti quanti. Rendiconto dell'esercizio finanziario 2015. Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 chiude con un avanzo di amministrazione di 9.326.000 euro. 9.326.000 euro che sono costituiti, che risultano da un saldo della gestione di competenza per 1.963.000 euro, un saldo della gestione residui per 7.975.000 euro, un avanzo di esercizi precedenti applicato per 6.782.000 euro, un avanzo di esercizi precedenti non applicato per 2.965.000 euro, a cui vanno sottratti i fondi pluriennali vincolati per spese correnti per 709.000 euro e i fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale per 9.651.000 euro. Il risultato di amministrazione, l'avanzo di 9.326.000 euro, può essere determinato anche con il metodo finanziario, cioè partendo da un fondo cassa al 1 gennaio 2015 di 19.897.000 euro, sommando riscossioni nel corso dell'anno sia in conto residui che in conto competenza per 38.679.000 euro, sottraendo pagamenti in conto residui e in conto competenza per 35.638.000 euro, sommando residui attivi in conto competenza e in conto residui per 7.992.000 euro, sottraendo residui passivi per 11.243.000 euro, sottraendo poi come prima i fondi pluriennali vincolati per spese correnti e per spese in conto capitale. Come ha detto prima il signor Sindaco, l'avanzo di amministrazione di 9.326.000 euro risulta accantonato per 3.334.000 euro, vincolato per 879.000 euro, destinato per 67.000 euro e disponibile per 5.045.000 euro. Nel corso dell'esercizio 2015 il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno sia per quanto riguarda i saldi finanziari sia per quanto riguarda la riduzione dello stock di debito che per quanto riguarda il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente. Il patrimonio netto dell'ente al 31 dicembre del 2015 è pari a 122.639.000 euro, che è dato dalla differenza tra il totale dell'attivo di 164.684.000 euro, il totale del passivo di 42.045.000 euro, per una differenza pertanto di 122 milioni di patrimonio netto, a fronte di un patrimonio netto dell'esercizio precedente di 116 milioni di euro. Il Collegio dei Revisori ha effettuato i controlli necessari ad accertare
e a certificare che il rendiconto sia stato redatto sulla base dei principi contabili e sulla base delle disposizioni di legge, e pertanto io ribadisco il parere favorevole all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015. Grazie, dottore. Ci sono delle domande da rivolgere al dottor Cudicio? Se non ci sono delle domande, degli interventi? Se non ci sono interventi, io metto in votazione. Certo. No, non lo so, ci sono interventi? Prego, consigliere Donà. Possiamo però già liberare il dottor Cudicio? Sì, sì, infatti non ho risposto perché lei ha detto al dottor Cudicio. Sì. Io... Se vuole intrattenersi con noi oppure se ha altro che cose no, da fare. Perfetto, va bene. Ringrazio allora il Collegio dei Revisori anche per questo loro intervento. Grazie dottore. Grazie. Grazie ragioniere Cervesato. Prego consigliere Donà. Arrivo. Allora, ritengo, signor Sindaco, che probabilmente, dico probabilmente fra virgolette, ma se la tempistica è questa, probabilmente sarà l'ultimo consuntivo che approveremo di questa amministrazione. Può darsi che con un mese di anticipo magari ce la facciamo a fare anche l'ultimo. E se devo dire quello che penso sul consuntivo che lei porta in approvazione questa sera, non mi trovo d'accordo su tante cose, evidentemente. Lei ha fatto un elenco di tutte le opere che sono state realizzate nell'anno 2015 e di una parte gliene posso dare anche atto, però vorrei entrare nel merito di alcune questioni e quindi approfondire. Per quel che riguarda l'avanzo di amministrazione, lei dice è inferiore a quello dell'anno scorso. Beh, avrei voluto vedere che fosse stato superiore, mi permetta la battuta. Sarebbe stata una questione alquanto critica e veramente imbarazzante per tutti. Non può essere un metro di misura dire è meno dell'anno scorso. Sarà anche meno dell'anno scorso, come dice lei, i numeri parlano chiaro ed è evidente, però è altrettanto evidente che secondo noi alla fonte, e glielo continuiamo a dire ormai da 3 anni, c'è stato un errore nell'aumento dell'IMU, cosa che lei non vuole in nessun modo riconoscere, è una sua responsabilità ed è una sua prerogativa politica, però averlo portato dal 7,6 per mille al 9,1 per mille, secondo noi, è un errore. E lo dimostra il fatto che puntualmente il previsionale e il consuntivo sballano di oltre 3 milioni di euro. Aggiungo anche che per la parte corrente, se andiamo ad aggiungere la parte investimenti, siamo a oltre 4 milioni 300 mila euro. 4 milioni 300 mila euro, di cui ho l'elenco della spesa divisa per settori, che gli uffici hanno, gli uffici e voi parte politica, avete in qualche maniera sbagliato nel prevedere, perché alla fine i conteggi ci danno ragione. E allora ci sono due voci che stonano, e stonano veramente molto. E sarà un caso, signor Sindaco, ma io ai casi non credo molto, sono i due settori dove lei ha messo un dirigente di area. E le dico anche subito il perché. Il settore lavori pubblici, c'è stato un risparmio di spese correnti di 792 mila euro e di investimenti di oltre 1 milione. E il dirigente strategico dell'area personale è stato sbagliato il preventivo del personale per oltre 800 di spese correnti previste per oltre 800 mila euro. Allora è evidente, ma proprio è assolutamente evidente, che dei conteggi sono stati errati. E mi chiedo, se i due dirigenti dovevano dare un valore aggiunto, va bene, al controllo, alla gestione, alla razionalizzazione di queste spese, come mai proprio
Questi due comparti sono quelli che creano un avanzo maggiore. E questa, secondo me, è una questione che stona, stride, perché io mi sarei aspettato, anzi, un miglioramento. So che avete fatto i salti mortali per spendere, per cercare di spendere più quattrini possibili. Era un input quasi elettrizzante che davate all'apparato burocratico, però sono onesto e devo dire che la qualità della spesa, finché facciamo un elenco delle opere fine a se stesse, va bene, ma se parliamo della qualità della spesa, secondo me la qualità della spesa è assolutamente di basso profilo. E perché è di basso profilo la qualità della spesa? Glielo dico subito. Per esempio, io mi sono fatto solo alcune annotazioni. Io trovo che Viagna sia proprio l'esempio della scarsa qualità dei vostri lavori pubblici. Viagna io la trovo oscena, una via che è stata appena ristrutturata e se uno ci fa un giro e una passeggiata, vedere quegli alberi con quegli apparati radicali alti 30-40 centimetri completamente fuori dai cordoli, perché i cordoli, come io già vi dicevo a suo tempo, non si potevano rimettere, adesso l'avete provato con le vostre, no? Con le vostre mani, quella è una cosa veramente brutta, ma di un brutto che è una cosa infinita. Io capisco che voi dovete mantenere la vostra parola data agli elettori, per cui i pini non si toccano, per cui quelli che c'erano prima hanno rovinato l'estetica, l'immagine di Lignano, adesso voi invece siete i salvatori. In realtà li state prendendo in giro, mi permetta il termine, li state prendendo in giro per il semplice motivo che state rifacendo tutte le strade in superficie e lei sa benissimo che fra 3 anni, 4 anni sarà tutto come prima, dopo aver speso nuovamente milioni, milioni, milioni di euro, perché di quelli stiamo parlando. Via Baviera doveva essere un rifacimento rapido, veloce, ed è successo un problemino, non di poco conto, vero signor Sindaco? Però il problemino era da mettere in preventivo, e qui parlo sempre della scarsa qualità dei lavori, perché quando si rifà un manto stradale e si rifanno dei marciapiedi, buon senso vuole che si fa subito le video ispezioni se sono da fare, se non sono da fare si fa dei controlli quantomeno visivi e si procede, va bene, gradualmente. Io ho sempre detto, che quando si prende in mano una via come voi avete fatto con Via Baviera, si prende in mano da cima a fondo, cambiando le reti, le fognature, i sottoservizi, caditoie, pali della luce e quant'altro. E invece, per voler spendere velocemente e fare le cose, va bene, di fretta, per far vedere che si fa, alla fine, signor Sindaco, si fa male, si fa molto male. Bene. Più volte ho sollecitato, andando in continuità, una soluzione per quel che riguarda i cordoli di Viale Europa. Per 2 bilanci lei mi ha sempre annuito che stiamo cercando la soluzione, ma io vedo che i cordoli di Viale Europa sono una delle cose più... tutti quelli uscendo sono una cosa inverosimile, ok? Beh, certo, in entrata avete fatto qualcosa dove potevate fare qualcosa, perché non ha cominciato dove non potevate fare niente, cioè uscendo. No, e quello era il pezzo, va bene, che avevate spazio a disposizione per riuscire ad aggiustare le cose in maniera abbastanza soddisfacente. E siccome lei mi rammenta quel pezzo là avete rifatto i marciapiedi lasciando i pali della luce esattamente dove sono, ovvero sia in mezzo al marciapiede. Vabbè, sono scelte, giudicheranno i cittadini. E anche, e per quel che riguarda il raggio dello Scirocco, la situazione è identica. Quindi, sotto il profilo del tipo di lavori che fate, qualcosina è anche venuto bene. Però altre cose io ve le contesto proprio di sana pianta, perché ritengo che non siano assolutamente fatte nella dovuta maniera. Perché quel che riguarda la ristrutturazione che lei ha elencato del vecchio faro di Lignano, del faro rosso, lei si ricorda che avevamo lasciato una posta di bilancio quando siamo andati via di 60.000 euro. Questa posta
a oggi scopriamo che chiaramente è stata persa per altre scelte che avete fatto. No? Sì, c'è un microfono, forse sì, c'è qualcosa che non funziona. Dicono che non va neanche la diretta. La diretta. Non hanno pagato il canone. Pronto? Sì, ma risuona tutto. Abbassa un po' il volume. Ah. Vai, prova. Ecco. Ok, bene. E per quel che riguarda il Faro Rosso, sono passati comunque 4 anni e quei 60.000 euro io ricordo bene che li avevamo lasciati. Proprio carte alla mano, no? No, cioè, vabbè, bastava dirlo, non è mica un problema. Siete stati lenti allora nelle procedure, molto lenti, ok? Stessa procedura, cioè, voi siete l'amministrazione che ci ha messo 4 anni, avete trovato i denari, avete trovato i finanziamenti, avete trovato i progetti, avete trovato l'acquisizione dell'area per quel che riguarda, però io ho avuto pazienza con tutti, quindi adesso voi avete pazienza un attimo con me, no? Se mi continuate a dire sì, io posso anche andare a dormire, mi saluto e me ne vado. Ok. E per quel che riguarda, per esempio, il pronto soccorso, tale quale sono passati 4 anni, in 4 anni c'è stata la sola realizzazione. Voi avete detto che è stato un problema riconoscere, no, la strategicità dell'opera, farla riconoscere dalla Regione, e io vi torno a ripetere che l'opera era voluta da loro e se non era strategica per loro, forse qualcosa è sfuggito alla dottoressa Serracchiano. Ok? Quindi alcune cose, insomma, proprio per non parlare del lungomare, che siamo arrivati a 4 anni, e noi avevamo già in mente ed era già in procedimento di partire con i lavori nel 2011, vabbè, bravi voi, siete riusciti a fare quello che avete fatto, però tutto quello che è venuto dopo non avete fatto meglio di noi, perché forse partiranno a ottobre, vedremo se partiranno a ottobre, sono passati a ottobre quasi 4 anni e mezzo, quindi siete a 8 mesi dalla vostra scadenza elettorale. E se questi sono successi, signor Sindaco, io sinceramente mi trovo imbarazzato, non li avrei neanche, fossi stato in voi, non li avrei neanche elencati. Prendo atto di queste parole buone che ha sprecato sul Cinema City, dove c'è stata una grande sfida per l'assegnazione del cinema, un riscontro positivo e quant'altro. Bene, ma vi ricordo che il cinema è stato fortemente criticato da voi. Quindi vuol dire che alla fine o abbiamo sbagliato tutto noi e avete fatto bene voi solo l'assegnazione, oppure forse tutti quanti abbiamo cercato di dare il meglio per questa città, compresa la Regione di centrodestra, che ha portato dei interessanti denari, interessanti finanziamenti per un'opera che adesso, secondo me, comunque fa parte del nostro pacchetto turistico e offre dei servizi a tutta la città. Quindi, vede, io, per l'amor di Dio, avete fatto la pista di atletica, però c'è da raccontare tutta la storia, no, del finanziamento che c'era sul palazzetto comunale. E quindi io, il trabuco, va bene, il trabuco è vostro, su questo non c'è problema, io sono molto, cerco di essere lucido in queste cose, però come l'ha raccontata, insomma, mi sembra una questione più di ombre che di luci, ecco. E un'altra questione sulla quale non sono assolutamente d'accordo, adesso ho maggior ragione che ne ho visti i risultati, che sto vedendo come è stato impostato e quant'altro, è il piano urbano del traffico. Il piano urbano del traffico, vi ho detto e vi ho riconosciuto lo scorso Consiglio Comunale, che andava fatto, era un'incombenza abbastanza, insomma, pressante, alla quale era giusto porre, insomma, delle soluzioni. Però i risultati io li trovo scabrosi, veramente scabrosi. C'è il attraversamento pedonale rialzato di Via Annia che grida vendetta, vendetta. Allora io capisco che davanti alle scuole, sono d'accordo che bisogna porre un occhio di attenzione alla incolumità dei bambini, ma a questo punto era meglio un passaggio a livello, cioè mettevate la campanella, chiudevate con le sbarre e fine, perché
tu devi fermarti davanti a quel passaggio, ripartire piano piano, va bene, per non fracassare la macchina. E lo dice il fatto, non lo dice Marco Donano, lo dice il fatto che ci sono decine e decine di righe profonde nell'asfalto di gente che probabilmente ha lasciato più di qualche pezzo della sua macchina, va bene, su quel attraversamento pedonale rialzato. E questo è solo un esempio, come è un altro esempio l'entrata, secondo me, di via Amaranto di 3,90 m che sta gridando vendetta, come è stata una follia, ma una vera follia, aver attivato il senso unico di via La Tisana dopo aver piantato gli alberi. Il senso unico di via La Tisana poteva essere una ottima opportunità per la soluzione di via La Tisana, andava pensata prima tutta la sezione stradale, prima di mettere gli alberi, dopodiché una volta pensata, ripensata, studiata la sezione stradale, si poteva anche arrivare a soluzioni simili, ma sostanzialmente diverse, per la sistemazione di quella strada lì. Per non parlare di tutti i dossi di via La Tisana, che non posso condividere, non condivido neppure il senso unico di via Aquileia e via Vicenza, così come è stato pensato. Ci sono due strade parallele, Lungomare e via Vicenza, via Aquileia, che hanno lo stesso senso di percorrenza. E quindi, insomma, se devo dire la verità, ecco, io non mi sentirei così orgoglioso delle cose che avete portato a casa. Posso dire che qualcosa nell'ultimo anno è stato fatto, perché nei tre anni precedenti io ho visto il vuoto, totalmente il vuoto, un'amministrazione che è stata, secondo me, incapace di programmare qualsiasi opera pubblica di spessore per il rilancio turistico della città. Se il vostro modo, il vostro approccio di rilancio turistico della città passa attraverso questi lavori ordinari, alcuni dei quali sono, secondo me, veramente fatti con scarsa attenzione e con scarso amore, allora devo dire, insomma, che il mio giudizio non può essere altro che estremamente negativo su questo tipo di consuntivo, che comunque ci porta a, come dice lei, a ben 5 milioni di avanzo. E che 4 milioni 300 mila euro sono dovuti a scarsa attenzione della politica nel adeguare i parametri man mano che si procedeva, i parametri finanziari man mano che si procedeva nel corso dell'anno. Quindi mi fermo qua, salvo dopo un ulteriore giro. Grazie, consigliere Donà. Altri interventi? Prego, consigliere Teghi. Bene, questo bilancio consuntivo, conto consuntivo 2015, deriva ovviamente, è parametrato, fatto sul bilancio di previsione 2015, che già avevamo considerato negativo nella sua applicazione. Ma questo è addirittura il figliastro di quello, perché non ripercorro tutte le cose che ha detto, che condivido Donà, per quanto riguarda i ragionamenti sugli investimenti che sono stati fatti, sull'incapacità di programmare, perché non si riesce neanche a spendere quello che si era messo a bilancio, che quindi questo avanzo, che anche se leggermente inferiore a quello dello scorso anno, è sempre un avanzo, ma il punto fondamentale dal mio punto di vista riguarda la scelta dell'imposizione fiscale, che è stata fatta due anni fa e che continua a produrre ovviamente sempre avanzi di amministrazione, perché questo è il punto nodale del bilancio. La sfida, quella volta, due anni fa, di spendere entro il 31 dicembre, persa in partenza, neanche a discutere. La possibilità che era stata così data alla popolazione di avere una riduzione dell'IMU, si è dimenticata, messa nel cassetto, neanche parlare.
Però invece parliamo di avere l'imposta di soggiorno. Allora, no, ancora ci mettiamo sopra per fare. Allora, vogliamo avere i soldi per fare gli investimenti quando non riusciamo neanche a spendere quelli che già abbiamo in casa. E io non so alla fine se anche con il nuovo metodo degli investimenti, o come si fanno gli investimenti, o si programma seriamente entrate, uscite, spese e entrate, dico, perché altrimenti non si riesce a, non si riuscirà mai a uscire da questo circolo vizioso dell'avanzo di amministrazione. Ed è per questo che io invito l'amministrazione a rivedere questa imposizione fiscale, perché questa già in 2 anni poteva già liberare risorse per gli operatori locali importanti, perché l'IMU ha aumentato del quasi il 20%, per un albergo che ha un 30.000 euro da pagare il 20% sono 6.000 euro, che non sono pochi, visto i tempi che corre anche il turismo in generale. Quindi per me questa è una... abbiamo sempre fatto un'opposizione in questo senso, perché riteniamo veramente scellerata quella scelta di quella volta. Non parliamo poi della qualità delle cose, perché sì, se dopo 3 anni di così fermo dei lavori c'è stata una velocizzazione per vedere, mi pare che i risultati, lo diceva già Donà prima, non è che siano dei migliori. Sì, ci sono delle cose fatte, ma anche, non so, punto di primo soccorso che, non so, si inaugurerà, penso, si aprirà domani o dopodomani, insomma, sì, quello era già lì, non aveva bisogno né di scelte né di altro. Però voi non avete fatto una scelta che sia caratterizzante, che abbia un qualcosa di più. Si parla di normale manutenzione, si parla di colatine di cemento, dico, neanche una fantasia di una pietra che possa essere messa ad abbellimento, neanche continuare dove erano già cominciati. Parlava del faro rosso, ma è il porticciolo? Che mi ha fatto non so quante interrogazioni in Rodeano quella volta. Dove sono i servizi? Sono ancora parcheggiati da qualche altra parte? Tanto per dire. Quindi, al di là, sì, non per tirarla neanche tanto per le lunghe, è evidente che il giudizio, che non può essere negativo su questo conto consuntivo, che deriva, dico, da un giudizio negativo che abbiamo già dato al bilancio di previsione, e che questo addirittura peggiora le previsioni stesse, perché insomma sono sotto gli occhi di tutti quelli che sono stati i lavori fatti, ma quello che è anche la incapacità programmatoria di questo comune. Grazie consigliere Teghi. Altri interventi? Prego, consigliere Urbano. Sì, sarò brevissimo, perché non ribadisco e non ripeto tutto quello già detto dal consigliere Donale e dal consigliere Tegil, però volevo soffermarmi su un qualcosa che lei, signor Sindaco, ha accennato con soddisfazione, mi fa piacere questo, e che riguarda chiaramente il settore dello sport, dove, ricordo, nell'ultimo anno del nostro mandato eravamo riusciti ad avere un finanziamento da parte della Regione molto importante, che prevedeva un ampliamento dello stesso impianto per poter dare più risposte alle richieste che giungevano costantemente e che richiedevano maggiori spazi. Invece è stata fatta sì una pista nuova, e questo anche me ne compiaccio, perché la pista finalmente dopo circa 10 anni è stata rifatta, perché usurata, consumata, perché utilizzata, e questo mi fa piacere, cosa che non è venuta nei 30 anni precedenti, quindi va bene, vuol dire che le manifestazioni continuano a essere quelle sportive, è un settore in cui abbiamo creduto, abbiamo puntato molto, e continuano a dare grandi soddisfazioni anche a questa amministrazione. Quindi mi dispiace che non si sia dato attuazione a quello che era un progetto che poteva continuare a dare slancio alla nostra località, perché il turismo legato allo sport dà grandi risultati, e lo dimostrano i numeri. Poi, per quanto riguarda
quelle due o tre altre cose che sono state toccate, ma che volevo andare un attimino più nel dettaglio, in quanto già in commissione traffico e commissione dove abbiamo discusso del PUT, del piano del traffico, l'avevamo sottolineato. Io vedo illogico che ci siano due strade in uscita soprattutto dal centro, e parlo di via Aquileia e di via Vicenza. Io non riesco a spiegarmi per quale motivo un turista o un cittadino debba imboccare, dopo che si è trovato a svoltare o in via Friuli o in via Italia, svoltare in via Gorizia, quindi trovarsi la strada sbarrata perché in via Gorizia la strada è chiusa, e imboccare via Aquileia o via Le Vicenza per poter poi congiungersi con via Maria Mare. Io lo vedo veramente illogico, vedrei quantomeno quel senso invertito. Poi le mie rimostranze per quanto riguarda soprattutto il posizionamento della nuova stazione delle Corriere, che vede una strada di ingresso in via Maranto molto ampia, dove non sono successi mai incidenti, e che permetteva l'ingresso e l'uscita quasi a quattro corsie, due per ogni senso di marcia se non ricordo male, adesso la vede ridotta veramente a una viuzza che non... Ma vedremo cosa accadrà. La vedo veramente una cosa oscena quella che sta accadendo, soprattutto in quella zona. E intanto mi fermo qua e se ci sono repliche eventualmente mi riservo di riprendere la parola. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, magari faccio io un'analisi rispetto alle considerazioni che sono state sviluppate da parte del consigliere Donà, da parte del consigliere Teghi, da parte del consigliere Iermano. Io dico e ribadisco, come ho detto ed evidenziato nella premessa, nella presentazione di questo punto all'ordine del giorno, che la nostra amministrazione, a differenza di quella precedente, si è scontrata con cambiamenti epocali del modo di funzionamento della pubblica amministrazione. Perché se fosse così semplice come dite voi, avete aumentato le tasse, perché l'avete fatto se dopo non spendete i soldi? Dico, a me pare un discorso da bar questo, è molto banale, ma sappiamo tutti in onestà che le cose sono ben più complesse, di come si vogliono rappresentare, soprattutto da chi sta seduto in un consiglio comunale ed è un'istituzione di questo paese, perché io potrei dire la stessa cosa sul bilancio della provincia, ad esempio, che chiude con circa 80 milioni di euro di avanzo. Perché? Perché questo vuol dire che la provincia non ha fatto niente quest'anno. Cioè, o se devo fare la considerazione della manutenzione sull'Istituto Superiore dell'ITT, dove ho fatto un sopralluogo e mi è venuto il pelo dritto, e quella era competenza provinciale, e devo dire, e come mai non sono stati fatti investimenti? Beh, io penso che forse la provincia si è trovata in questa situazione a causa di una legge che è stata fatta di riforma del sistema degli enti locali, che vuole andare ad anticipare quella che sarà la riforma della Costituzione da un lato e la riforma dello Statuto Speciale dall'altro, che supereranno proprio l'ente locale provincia. Però di fatto la provincia oggi c'è, ha il personale e dovrebbe funzionare, eppure chiude con un avanzo così grosso. Forse alcuni funzionari in provincia hanno posto dei problemi nell'utilizzazione dei soldi, nel fare determinate spese, nel fare una determinata programmazione, oppure non c'è stata volontà, non lo so. Io penso che la parte politica, di chi qualsiasi colore sia, ha in genere un senso di responsabilità nel portare in avanti il proprio mandato, perché lo ha ricevuto dagli elettori. Eppure però che ha dovuto subire anche questo processo di trasformazione, piaccia o non piaccia. Sicuramente la provincia non lo voleva, magari anche molti comuni hanno manifestato a non volere la trasformazione della loro natura, delle loro competenze, però il legislatore ha fatto queste scelte, le scelte a cascata sono cadute sugli altri enti locali che non hanno competenza legislativa e quindi non possono modificare le scelte fatte da altri organi e hanno semplicemente dovuto
dovuto applicarle? Beh, questo discorso vale anche per tutte le regole di contabilità. Sicuramente non sono state delle scelte fatte da noi, però io ricordo che dovevamo e ci trovavamo di fronte a questa opzione, decidere di non aumentare la pressione fiscale e sulla base delle nuove regole non fare assolutamente niente, perché non c'erano i margini per fare assolutamente niente, perché il patto di stabilità non permetteva né più l'apertura dei mutui e nemmeno l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione. E questo lo sapete tutti, no? Quindi dico, questa è, diciamo, l'assetto delle regole con le quali ci siamo dovuti confrontare. E siccome noi eravamo stati eletti, siamo stati eletti per fare invece le cose, per dare attuazione al nostro mandato, abbiamo cercato di non subire questo processo di trasformazione e di trovare gli elementi di correzione per fare. Ed è stata fatta una scelta coraggiosa, perché in un momento, ecco, di difficoltà generale sicuramente non è politicamente un successo aumentare, no, la pressione fiscale di una correzione dell'aliquota dell'IMU. Ma è stata una scelta, pur sofferta, pur dolorosa, che ha permesso a questa città di far sì che la stessa potesse intervenire dove aveva bisogno, soprattutto sull'aspetto manutentivo. Perché, dico, forse sarà vero, anzi sicuramente è vero, che non abbiamo fatto nessuna opera, no, enorme, strategica, di rilancio, eccetera, ma abbiamo fatto quello che la gente chiedeva. E cioè mettere a posto le strade in marciapiedi. Dopo si può discutere, avrà ragione il consigliere Donà, non avrà ragione il consigliere Donà, i lavori sono stati fatti bene, non sono stati fatti bene. Io so che i lavori sono stati fatti, però, tanto che quest'inverno ci sono state polemiche ovunque, perché la città era completamente chiusa, non si poteva circolare, eccetera, segno del fatto che c'erano cantieri sulle strade a mettere a posto quello che non era fatto da anni, e la gente e i nostri turisti si inciampava nelle strade e i marciapiedi che erano sconnessi, rotti, e si piazzavano pure le cause. Ecco, il comune o le assicurazioni del comune doveva pure pagare il risarcimento dei danni. È vero che noi abbiamo trovato in eredità una serie di contributi regionali importantissimi, dove noi, ecco, non è che siamo diciamo politicamente disorientati e non riconosciamo il fatto che il governo regionale di centrodestra ha erogato questi contributi a favore della città di Lignano, vedi il lungomare, vedi Piazza Orsella, vedi il Cinema City, vedi il pronto soccorso, no? Ecco, sono tutti contributi che sono stati erogati dalla regione, ma devo anche dire che la giunta attuale ha permesso l'utilizzazione di questi contributi, perché con il cambiamento di cui facevo presente cenno prima delle regole del gioco, i soldi non era sufficiente averli, bisognava trovare i sistemi per utilizzarli, perché lo sapete bene come venivano erogate queste forme di contributo, e cioè secondo la pluriannualità. Noi eravamo costretti ad aprire un mutuo e la regione rimborsava il mutuo con l'erogazione del contributo nei termini di annualità. Siccome i mutui dovevano essere ancora aperti nel 2012 e nel 2012 sono entrate in vigore le regole più stringenti del patto di stabilità che hanno vietato l'apertura dei mutui, e noi non potevamo più aprirli e quindi non potevamo godere della rata di ammortamento regionale del mutuo. Abbiamo dovuto andare in regione, abbiamo dovuto sederci con tutti gli assessori regionali, con tutti i dirigenti regionali e trovare assieme a loro delle soluzioni. Ma questi problemi non erano mica solo del comune di Lignano, erano dei 218 comuni della regione, c'erano oltre 1.500 opere pubbliche della regione finanziate per oltre 3 miliardi, mi pare, di euro regionali bloccati di finanziamento. E quindi è stato creato questo fondo volano nel bilancio regionale solo nel 2014, e questo ha permesso di ritenere, tra l'altro, nel 2013 già il pronto soccorso di Lignano assieme a solo 2 ulteriori opere regionali come strategiche, e quindi a svincolare l'erogazione del contributo dal metodo precedente, che non era più
concretizzabile e attuabile e permetterci così di fare la gara, perché tanto sarebbe stata poi la Regione a pagare per stati di avanzamento dei lavori e non più il Comune ad incassare le rate che doveva andare ad anticipare attraverso il mutuo. Quindi è cambiato completamente la filosofia del ragionamento. Lo stesso problema lo si è avuto sul lungomare e anche qua la Regione ha inserito anche le annualità che mancano, che devono essere ancora, che sono ancora da maturarsi, come no, possibilità di pagamento. E questo è anche da dire, no? Quindi anche la Giunta che ha seguito quella tondo ha cercato di manifestare un impegno verso la nostra città a conferma e a risoluzione delle problematiche affinché le erogazioni provenienti dalla Regione potessero essere utilizzate. Ecco, noi io penso che abbiamo fatto veramente grandi sforzi. Dopo si può ridere, ci avete messo, cavolo, 4 anni per appaltare i lavori del Faro Rosso. Io ancora oggi ho fatto, non lo so, penso 20 riunioni tra Roma, Trieste, qui in comune per capire di chi è la proprietà del faro. Io non so ancora di chi è il faro. In questo momento noi stiamo intervenendo perché abbiamo trovato l'escamotage di farcelo dare in consegna, neanche in concessione ancora, pagando un canone sul faro. Ecco, io questo devo dire, questi sono i problemi burocratici, ecco, che prima di poter intervenire sulle cose bisogna risolvere, perché nessuno qua altrimenti firma l'impegno della spesa o fa la gara. Prima bisogna capire, bisogna fare un'analisi, bisogna mettere giù le carte e questo purtroppo nel nostro paese, siccome tutto è molto difficile, complicato e in costante cambiamento, ha richiesto molto tempo, molti approfondimenti. E questo lo sapete anche voi che avete amministrato per 10 anni e che vi siete confrontati, e forse voi eravate un po' più fortunati di noi perché un assetto generale delle regole perlomeno di bilancio era abbastanza consolidato. Però voglio ricordare, perché ricordo dai vari confronti anche con l'ex sindaco De Zotto, anche voi avete avuto grossissimi problemi con il personale, perché ricordo che anche voi avete dovuto fare concorsi in tempo record per coprire le esigenze soprattutto del settore anagrafico, no? Che erano, no? Era proprio, c'era stato un depauperamento delle risorse umane all'interno di quel settore, e garantire operatività a un settore che non è che può chiudere da oggi a domani, è un settore fondamentale di un'attività dell'ente. Ecco, questi problemi che avete vissuto sul personale sono peggiorati col passare del tempo, perché perlomeno il concorso voi l'avete potuto fare e oggi un concorso noi non lo possiamo fare. Ecco, questo è il dramma della situazione. Possiamo assumere solo con mobilità, ma come ho già detto, con la mobilità qua non viene nessuno. Ecco che vengono fuori i risparmi della spesa del personale, perché a tot pensionamenti non sono corrisposte tot sostituzioni. A causa di che cosa? Dei problemi legati all'assunzione. Perché io sono convinto che se domani mattina facessimo un concorso per 3 giardinieri, il concorso avrebbe 5.000 persone alle quali partecipano, no? Dopo ci sarà una commissione che deve passare 6 mesi per fare la valutazione delle prove e per fare magari gli orali e selezionare 3 giardinieri. Ecco, ma sarebbe una cosa utile da fare, solo che la legge non ci permette di farlo. Dobbiamo fare solo una mobilità e quindi chiedere se ci sono in regione giardinieri o sono assunti da altre parti, in altre regioni, giardinieri e farli venire. Strano ma vero, la provincia si sta svuotando del proprio personale e vanno tutti in regione anziché finire in comune. Anche questo è un dato di fatto. Abbiamo il superamento, la volontà di poter superare le province, ebbene tutto il personale va in regione anziché andare in comune. Ecco, questo è un dato di fatto e che può essere anche confermato, penso, dall'assessore Teghi. Quindi abbiamo una serie di problemi che noi abbiamo affrontato. Via Baviera, altro problema. Dico, le video ispezioni erano state fatte, tutti avevano detto che era una roba normale, si poteva fare la ristrutturazione della strada. A un certo punto dopo viene fuori il problema che non l'assessore Rodeano sicuramente saprà meglio di me, che a me sono stato informato sommariamente di questa cosa, ma lui l'ha vista puntualmente. Alla fine della fiera però le fogne, di chi è la competenza? Non del comune di Lignano. Quindi il CAF che ha dovuto trovare le risorse quando aveva detto sì, va tutto bene, e dopo invece a forza di dai si è convinto che le cose non andavano bene, ha trovato le risorse e ha trovato le squadre, il personale e ha sostituito anche le tubazioni. Ecco, cosa
che a una prima valutazione fatta dall'organo competente c'era una determinata situazione, un determinato quadro, e poi nello stato dei fatti il quadro è mutato. Non vi dico gli accorgimenti sul pronto soccorso, quanti sono stati, quante varianti in corso d'opera l'azienda sanitaria ha chiesto. Ecco, nelle varie strutture interne del punto di primo intervento. Quindi anche lì ogni volta fare una variante vuol dire fare pacchi di carte innanzitutto, proprio per andare incontro ad avere una struttura poi realizzata che sia la più flessibile e la più consona all'operatività del personale che deve lavorarci all'interno. Quindi io poi devo anche dire che ci siamo trovati, ecco, un enorme contenzioso sul groppone e che stiamo cercando di risolvere, il contenzioso è diminuito, ci siamo trovati le partecipate gestite in una determinata maniera e anche le regole sulle partecipate sono cambiate, tanto che oggi, no, dovremmo dismettere tutti, abbiamo fatto i salti mortali per mantenere la partecipazione in Lisagest, quindi questo è, no, il confronto costante che ha determinato anche le nostre scelte e verso le quali non si può prescindere dal contesto complessivamente considerato, delle regole, perché noi tutti siamo innanzitutto soggetti al rispetto delle regole di legge. Ecco, nel momento in cui le abbiamo rispettate e queste danno certi margini di manovra rispetto ad altri, allora si può discutere. Ecco perché è inutile pretendere di dare la luna a qualcuno quando ciò in realtà non è possibile. Ecco, io questo mi permetto di dire. Mi permetto di dire che comunque, ecco, molte cose sono state fatte e probabilmente l'approccio sui lavori pubblici è diverso da quello vostro, nel senso che il nostro vuole continuare l'attività di manutenzione del patrimonio ordinario, non vuole fare spese straordinarie, tanto che, faccio un esempio, il contributo dato per l'ampliamento dello stadio, noi abbiamo detto, ma scusate, adesso dobbiamo costruire il campo da rugby nuovo quando abbiamo la palestra all'interno della quale piove dentro, dico scusate, o la pista di atletica che non ci danno più, no, l'omologazione e quindi non possiamo più tenere le gare, o il campo 2 in erba sintetica che ormai è saltata l'omologazione e dobbiamo rifare, cioè dico, ha senso mettere nuovi soldi per fare una cosa nuova e perdere tutto il vecchio e non avere i soldi per mettere a posto il vecchio? Perché una delle due si può fare con gli spazi di manovra che si hanno. Noi abbiamo preferito evitare di costruire una cosa nuova e ripiazzare i soldi su quello esistente manutentando le necessità esistenti. Perché? Perché sono quelle più utilizzate in questo momento. Ecco, sul turismo legato al secondo campo da calcio, lì sarebbe stato un intervento che avrebbe sicuramente magari dato uno sfogo maggiore, ma paralizzato le attività già presenti e già in essere sulle altre strutture sportive che avevano assoluto bisogno manutentivo. Ecco, questo mi permetto di dire. Ci sono altri interventi? Assessore Ciubei, prego. Sì, soltanto per dovere di, per onestà intellettuale anche nei confronti dei colleghi, io mi riferisco esclusivamente, anche perché ci ho lavorato, al piano del traffico. Il piano del traffico, le cui problematiche c'erano ben note ancora prima di cominciare quell'avventura. Sapevamo benissimo che una qualsiasi trasformazione del territorio avrebbe comportato ovviamente reazioni di vario tipo. Non a caso abbiamo affrontato quel problema attraverso l'inserzione del piano in internet, dove tutti i cittadini potevano fare osservazioni. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica, abbiamo fatto due riunioni di commissione urbanistica e viabilità e quindi riteniamo di aver coinvolto la larghissima parte della cittadinanza, degli operatori, delle forze politiche attorno ad esso, pur consapevoli che era un elemento di difficile praticabilità e di difficile anche ovviamente di accettazione da parte della gente, tant'è che l'abbiamo. Però, cari colleghi, voglio dirvi questo. Prima cosa, il nostro comune per legge era obbligato ad avere un piano del traffico, ma non da oggi, non da ieri. Dagli anni 90 era intervenuta la legge che obbligava i comuni come il nostro ad avere un piano del traffico. Mi sembra che voi avete governato questa città, se non sbaglio, per 10 anni, ma di questo obbligo avete fatto orecchie da mercanti. Vi ricordo, siccome gli atti sono gli atti e le parole sono parole,
che l'amministrazione comunale del 1998 ha approvato in questa sede consiliare, la loro amministrazione comunale, il piano del traffico su incarico dato allo studio dell'ingegner Novarin e pagato... Come? Adottato, dietro la modesta cifra di 70 milioni di lire. Vi ricordo che in quel piano già via La Tisana era prevista a senso unico. Vi ricordo che in quel piano via Aquileia e via Vicenza era destinata a senso unico. Vi ricordo che quando qualcuno quella volta ha incominciato a capire a che cosa andava incontro se doveva attuare quel piano, ha preferito prendere il piano e metterlo in un cassetto. E questi sono i fatti, perché il piano ancora adesso, quel piano è in quel cassetto, ed è rimasto per 15 anni in quel cassetto. Ovviamente che voi lo sapevate bene, ma vi siete guardati bene al tirarlo fuori. Per cui noi abbiamo sempre detto che il piano che abbiamo presentato è un piano perfettibile, però ci riconosciamo e con orgoglio lo diciamo che noi abbiamo affrontato queste problematiche. Voi lo sapete che per quanto riguarda per esempio Via La Tisana si è costituito un comitato che ha raccolto 400 firme nella convinzione che ormai basta fare i comitati, raccogliere firme, si fa girare la schiena all'amministrazione comunale. Noi vi abbiamo dimostrato che non è poi così vero che basta raccogliere firme per cambiare, far cambiare la volontà all'amministrazione comunale, ma perché eravamo semplicemente convinti, come lo siamo tuttora, che Via La Tisana a senso unico non la voleva questa maggioranza, non la voleva questa amministrazione, la volevano tutti, soprattutto i turisti. Nello specifico, per quanto riguarda Via La Tisana, mi riferisco al consigliere Donà, ecco, io potrei portarvi i pluridecennali bilanci previsionali dove ogni anno si c'era scritto rivisitazione, rifacimento della Via La Tisana. Voi lo sapete meglio di me. Com'è? 2,5 milioni e un anno e 2 anni, fino a che vi siete anche stancati, e negli ultimi bilanci pluriennali Via La Tisana è scomparsa. Per cui non ci si venga oggi a dire ma avete sbagliato perché prima dovevate mettere a posto Via La Tisana prima di pensare al senso unico. Scusate, allora noi ci siamo accontentati di fare il senso unico. Voi per voler fare questo e quello non avete fatto né Via La Tisana né il senso unico. E con questo ho concluso. Grazie assessore Ciubei, prego consigliere Teghil. Consigliere Zot. Una risposta rapida a questo, non un discorso completo che è già stato fatto dai colleghi sul consuntivo. Paolo, mi fai venire voglia di intervenire, cioè è incredibile, quasi come Carlo, cioè voglio dire, ma sei bravo a dire queste cose per dirci non hai fatto Via La Tisana, non hai fatto né questo né quello, poi stiamo qua fino a mezzanotte, facciamo l'elenco, parlo anch'io un po' a ruota libera come il sindaco che ha fatto un bel intervento e un quadro complessivo e ti dico tutto quello che abbiamo fatto da via Pineda a tutto il comparto di Pineta a tutte le vie che abbiamo cambiato anche in senso unico prendendoci anche noi tutte le ondate di protesta e di quant'altro, ne sa qualcosa qui l'assessore della viabilità a suo tempo anche nel cambio delle vie, cioè ti posso fare un elenco lungo un chilometro, anche noi abbiamo programmato delle cose, fra le tante cose fatte Via La Tisana non siamo riusciti a completarla, però ti ricordo che appena sono entrato ho comunque fatto quello che potevo fare intanto per venire incontro a esigenze di traffico che era una cosa indispensabile e che le amministrazioni precedenti comunque non avevano fatto, ho tolto il doppio senso sui mezzi pesanti perché lì si incrociavano le corriere. E da quanto si incrociavano le corriere? Da sempre, da quando c'era la stazione in Piazza Fontana. Quindi gli interventi sono stati fatti da ogni amministrazione, anche dalla nostra, anche sul territorio e in tante vie. Non siamo arrivati a fare Via La Tisana perché poi i soldi sui 2,5 milioni qua che ricordava Carlo non siamo riusciti ad ottenerli. Ma se vuoi ti faccio l'elenco, ripeto, di tutti gli interventi fatti nelle altre zone di Lignano e sulla viabilità, dove sono state prese, credo, decisioni anche importanti. Quindi non limitare a Via La Tisana pensando che in 10 anni noi eravamo concentrati solo su Via La Tisana e non abbiamo fatto nient'altro in questa amministrazione, cioè per l'amministrazione della città, perché questo non è corretto nel quadro generale degli interventi fatti dalle diverse amministrazioni. Mi dispiace, ma
Insomma, su questo devi permettermi di far presente la cosa, perché altrimenti altre decisioni prese anche sulle firme contrarie, vuoi che facciamo il ritorno sulla piscina del palazzetto? Cosa hanno dato come ritorno di incentivo sul turismo sportivo in questa località, in parallelo anche con gli interventi allo stadio? Cosa hanno dato? Cioè, dobbiamo tornare sempre a farci questi ragionamenti. Hanno dato, credo, qualcosa, e l'abbiamo fatto, credo, per la città. Evidentemente eravamo impegnati anche noi a fare altre cose, a risolvere anche tanti altri problemi, come ovviamente siete impegnati voi a portare avanti e a risolvere altri problemi. Tutto qui, grazie. Grazie consigliere De Giotto. Consigliere Teghil. Intanto per mettere in chiaro alcune cose. Lei dice che eravamo fermi con le manutenzioni e tutto il resto. Io ho fatto anche per qualche anno l'assessore al bilancio di questo comune, e uno dei drammi che noi avevamo era quello dei così incidenti delle corriere, no? Che spaccavano finestre, spaccavano tutto, e l'assicurazione ormai non voleva più assicurare questo comune. Quindi noi, per esempio, in tutto il paese abbiamo rifatto il giro di tutti gli alberi per far sì che questo non succedesse. E questo in 2 anni. Se poi lei va a vedere, quali interventi avete fatto voi a Riviera? Nessuno, perché non ce n'era bisogno. Anche le fasce verdi abbiamo passato, lascia perdere. Sì, state... No, dopo anni magari qualche cosa bisogna anche fare, dopo 4 anni che si è fermi. Ma comunque la manutenzione delle fasce verdi e tutta Lignano Riviera è stata messa a posto. Non voglio dirvi un'altra cosa, chi ha messo a posto Lignano Pineta, che non era neanche nelle proprietà con i passaggi eccetera, quasi i 3/4 di Pineta è stata tutta rifatta, tranne un pezzo, una zona, e non solo con, ma anche con... Era un suggerimento. Vabbè. Dico, non solo con la manutenzione, ma anche con alcune scelte, anche quella volta, diciamo, difficili per quanto riguarda la viabilità. Non parliamo poi di quello che è degli ingressi di Lignano, perché, scusate, l'ingresso di Riviera e l'ingresso di Pineta sarà un qualcosa di diverso da quello che avevamo. Ho capito che oggi avete messo il cordolo in sicurezza, però la fontana, con più tutta la coreografia degli ingressi di Via dei Pini, di via Tarvisio, via l'Europa e l'ingresso dall'altra parte, modello Charlie, credo che siano interventi estremamente qualificanti che sono stati fatti. E non, per non dimenticare il resto, quello fatto per gli EIOF, con tutte le strade che sono state, o anche dentro allo stadio, sì, non è che siamo rimasti fermi quella volta. A proposito dello stadio, sarà bene che presentino i progetti là, perché sennò i fondi partono per altri lì, di quei 600 sono 50.000 euro, mi raccomando, però se no li perdiamo. Velocità. E per non parlare poi degli interventi anche nella zona est di Sabbiadoro, dove insomma è stata rifatta quasi tutta la viabilità, da Viale Italia a Lungomare a Via Gorizia, insomma mi pare che siano cose che restano nel tempo sicuramente. Quindi sono questo solo per dire che non è che non si è intervenuti, ma si è intervenuti sia con modelli così di riqualificazione, ma sia anche facendo degli interventi insomma che hanno cambiato un po' la faccia al paese e fatto anche meravigliare forse qualcuno quando arrivava, quando vedeva la fontana oppure quando vedeva i fiori messi in certa maniera e altre cose. Quindi su questo un po' di contestazione gliela facciamo, signor Sindaco, perché evidentemente i 4 anni precedenti, mi scusi, 3 anni e mezzo, non sono stati molto confortanti da quel lato, anche il degrado si è visto in maniera preponderante. 2 battute anche sul bilancio diverso della provincia. La provincia intanto non ha imposizioni e quindi non abbiamo mai aumentato niente. Come? Sì, ho capito. Sì, ma vabbè. Calma, cerchiamo di capire come vanno le cose. Bene, allora... Noi non abbiamo possibilità quindi di entrate nostre, noi siamo solo finanza derivata da trasferimenti che possono essere dallo Stato o
dalla Regione, evidentemente. Ma cosa facciamo? Facciamo anche da tramite, perché noi eroghiamo contributi a comuni, a privati, a tutta una serie di attività sul territorio. E questo è uno dei problemi, tra l'altro, dell'avanzo di amministrazione. Perché? Perché ci sono stati fermi per anni i contributi dati da erogare ai comuni, perché non riuscivano a, o non volevano averli, o non riuscivano a spenderli, ma prima ancora, perché parliamo di anni che furono. E questa è come, per esempio, nel settore del personale, i contributi erano fermi perché c'è gente che non rediconta, che non fa, quindi c'è rimasto una parte. La seconda capacità di spesa nostra è quella sugli investimenti, principale le strade, è evidente. Noi abbiamo fatto questo dopo 80 anni, 100 anni, il passaggio di Santa Caterina qui, quindi credo che sia opera meritoria, però le altre opere, come la variante di Porpetto, le varianti di Manzano, di qua, non partivano, non potevano partire perché non c'erano le concessioni, non c'era e quindi si sono formati questi, chiamiamoli così, montagnette di denari ferme lì. Ed è evidente che per forza a un certo punto vengono fuori anche questi avanzi di amministrazione, che, se devo dire la verità, prima erano ancora più alti. Perché una parte ormai li abbiamo tagliati perché sono andati alla Regione, scusate, i fondi sono andati alla Regione, c'erano anche più alti. Però questa era l'attività. Più alti quando ancora, per esempio, nell'edilizia scolastica venivano spesi 8-10 milioni di investimenti, più di parte corrente 3,5-4 per la manutenzione e il resto. Adesso siamo a 1 milione di parte corrente e abbiamo trovato la possibilità, finalmente, dopo anni che investivamo 3 milioni e mezzo al massimo, di investire di nuovo, tirando fuori delle soluzioni che non sto qui a spiegare, che insomma va bene per l'Uccellis più che per il Tomadini, per concedendo loro i contributi così loro possono fare da parte loro. Comunque questa è la situazione, quindi non è che sì, ci nascondiamo dietro a niente, però dico, le cose derivano da queste attività che non sono. Se tu hai 50 comuni che non ti rendi conto, no? I soldi ce li hai lì, sono poi erogati. Vede, assessore Teghi, il provinciale Teghi, lei conferma quello che ho detto io prima, che i comuni avevano difficoltà a incassare questi soldi, perché... No, ma questo parlo di... No, quello è un altro discorso. Come è stato rinviato la possibilità di darvi i soldi che c'erano entro il 31-12, perché altrimenti andavi fuori patto, tu non sapevi cosa fare. Sì, questi, ma prima c'era un altro discorso, perché purtroppo i contributi non venivano dati al 100%, quindi venivano dati al 50%, e non tutti riuscivano a prendere l'altro 50%. Questo era il problema, quindi un problema di legislazione che non consentiva ai comuni stessi di spendere. Comunque questo è tanto per mettere un po' di carne al fuoco. Un problema del comune, un problema di legislazione a monte, no? Cioè voglio dire... No, quello erano problemi di soldi, non certo, di legislazione. Certo, ma se i soldi non li hanno, cosa devono fare, no? Oppure noi invece li abbiamo, ma se non riusciamo... No, per le regole. Quella volta se c'erano li potevi spendere quando volevi, nel 2001, no, lo 2002. So, ma certo, però ci sono altri interventi? Prego, consigliere Germano. Sì, signor Sindaco, solo non so se si sente, no. È spegnito. Ah. Sì, solo per rispondere brevemente a quello che lei giustamente ha detto, abbiamo preferito scegliere di mantenere efficienti gli impianti che vengono usati e che funzionano. Parliamo, lei ha ricordato il campo in erba sintetica, ricordo benissimo che quando l'ho proposto sono stato attaccato da tutte le parti, ma fortunatamente viene riproposto, viene rifatto e quindi vuol dire che ha dato i suoi frutti, mi va molto bene questo. Così come anche il ripristino del tetto della palestra che perde perennemente, ricordo che anche in occasione degli EOF dove la Regione ci ha dato tanti soldini è stato rimesso a posto, ma si è ripresentato. E perché sostenevo che secondo me andavano fatte anche, però ci potevano fare probabilmente tutte e due le cose? Perché quella è una scelta che caratterizzava la nostra città e
dava sostegno a quello che vuole essere e quello che voleva poi diventare anche, e spero che non si siano persi a 4 anni, che Lignano diventasse anche la città della vacanza sportiva. Perché se non si va incontro a quei progetti, se non si attuano, non si riesce a dare risposta a tutte quelle esigenze che arrivano quando tutte le associazioni utilizzano i nostri impianti. E parlo non dell'estate, quando le associazioni sono ferme, ma parlo soprattutto della primavera e dell'autunno. Se in quel momento non siamo in grado di dare risposte alle associazioni, alle federazioni, così come al CONI, come al Ministero dell'Istruzione, che durante il nostro mandato ha fatto svolgere, non è mai capitato in nessun'altra città d'Italia, per 3 volte i giochi sportivi studenteschi, bisogna che ci siano gli impianti. Se vogliamo che gli alberghi rimangano aperti, quelli che decidono di farlo, durante un periodo che va pre-estate o dopo estate, bisogna che si creino le condizioni per far sì che la gente arrivi. E se non ci sono le strutture, siccome non abbiamo il sole in primavera e in autunno, bisogna tirarli in qualche altro modo. E quello era, secondo me, e rimane la mia opinione, una strada che non può essere abbandonata. Ancora oggi siamo avanti a tante altre località turistiche. Continuiamo. Io spero che abbiamo ancora un anno di tempo con questa amministrazione, ma chi verrà dopo persegui questa strada, perché è quella che potrà dare delle risposte e aiutare la crisi che purtroppo, soprattutto Lignano, la sta attanagliando. Grazie, consigliere Ermano. Altri interventi su questo punto? Prego, consigliere Donà. Ma, signor Sindaco, lei come sempre, giustamente anche da avvocato, è bravo a fare delle ottime arringhe. Io penserò a lei, se dovessi finire nei guai penserò sicuramente a lei. Ha già un cliente in tasca, perché l'ho provata in tutti questi anni, quindi so che lei è bravo a fare le sue arringhe, no? Però le arringhe devono essere supportate, signor Sindaco, poi anche da un cliente che non l'ha combinata troppo grossa, no? Perché se il cliente l'ha combinata troppo grossa ed è talmente vistosa, anche il miglior avvocato gli diciamo bravo per la ringola, però il giudice gli tira un bel botto, non se ne parla più. Allora, io non sono un giudice, sono un semplice consigliere, però la sua ringa la provo dal punto di vista linguistico, della sostanza un pochino meno. Allora, vede, lei mi dice, noi abbiamo sempre puntato alla straordinaria manutenzione. Benissimo, sono d'accordo. Se vuole, le produco quanti denari abbiamo investito noi nella straordinaria manutenzione. Però c'era una profonda differenza, c'è una profonda differenza tra l'approccio vostro e il nostro approccio. Noi quando prendevamo in mano una strada cercavamo di mettere a posto tutto, signor Sindaco, tutto, perché se no non se ne esce, non se ne esce. Via Baviera, al di là del fatto di chi avesse detto o non avesse detto andava bene o non andava bene, doveva essere presa in mano da cima a fondo, come si fa in tutte le civili abitazioni, va bene, di noi cittadini, perché se rifacciamo i pavimenti non lasciamo i tubi marci che hanno 30 anni sotto, 40 anni. Però a questo punto, siccome ho colto nel suo intervento, mi è sembrato di capire, mi confermi se ho colto bene o ho colto male, ma io penso di aver colto molto bene, il fatto che il CAF ha sbagliato giudizio, giusto? La prima valutazione l'ha sbagliata. Speriamo che non sbagli anche quella sul lungomare, perché sarebbe un guaio molto grosso, molto grosso. No, sa perché? Perché c'è un consigliere che comincia con la D e finisce con la A accentata, non so chi sia, però si è espresso più volte sul fatto che forse quella fognatura deve essere rifatta. E lì vi voglio vedere alla prova dei fatti. Dopo non venga a dire il CAF si è inciampato, non capivo, non c'ero, dava una visione. Quella va rifatta, punto e basta. È una presa in giro non rifarla, è una profonda presa in giro. È un contentino per il comitato e solo per lui, per farlo dormire sonni tranquilli. Tanto quei pini, in un modo o nell'altro, avranno grossi problemi. E tra noi 17 lo sappiamo tutti, lo sappiamo bene. Ok. Quindi io spero che almeno su quel fronte lì le cose vengano sistemate. Al assessore Giubei dico una cosa. Assessore, nessuno le contesta il fatto della decisione, va bene, che ha preso sul senso unico di Via Ratisana. La modalità io le contesto, ma le contesto profondamente la modalità,
perché se la decisione può essere sposata, va bene, e io, guardi, sono uno di quelli che non ha messo né firme e non ha fatto una sola telefonata per far nascere comitati o per fagocitare i comitati, neanche una virgola ci ho messo, perché lo stile di chi fa politica forse tra persone è un po' diverso, quindi io non ho fagocitato nulla di tutto ciò, perché so che su quella strada un provvedimento andava preso. E non sono qua a dirle che quel provvedimento non andava preso. La modalità, assessore, la modalità. Perché, va bene, 2 anni prima avete rifatto tutto l'impianto delle alberature. Tutto l'avete rifatto. Potevano essere spostati i cordoli. Avete adesso ancora 1,5 milioni da spendere. Potevano essere rifatti quantomeno i cordoli. C'è ancora la fognatura, va bene, che passa in alcune parti su proprietà private di Via Latisana. Ed è una delle fogne più vecchie di Lignano. Quindi io non dico che lei ha sbagliato nel prendere il provvedimento, io dico che lei ha sbagliato completamente la modalità. E la modalità per i tempi di attuazione del provvedimento, che non si fa, gliel'ho già detto nello scorso consiglio. Vabbè, mi ha risposto lui e io rispondo a lui. Allora, signori collegialmente, avete sbagliato, va bene, a prendere quel tipo di decisione, se vi fa più piacere, ok? Avete sbagliato perché le modalità di intervento potevano essere innanzitutto fatte in autunno per dare la possibilità ai cittadini. Io che sono molto attento, non più tardi di una settimana fa, quando sono arrivato all'incrocio dell'Hotel Bologna su Via Artigiana, io avevo ancora girato di nuovo a destra, ho fatto 3 metri, mi è venuta una scossa elettrica, mi sono fermato, ho fatto... Cioè non si può, siamo abituati da anni su anni a andare in quella strada in doppio senso. Allora dico, andiamo a sbagliare se possiamo sbagliare in autunno, non facciamolo in primavera. C'era tanta fretta dopo, come giustamente dice lei, dopo 40-50 anni che nessuno fa niente, c'era tutta sta fretta di farlo adesso? Non potevamo spostarlo di 4 mesi? No, non si poteva. Va bene. Via Gorizia, avete tagliato il marciapiede per entrare. Io rimango in uno stato così, di disorientamento. Allora, non ho capito perché avete tagliato il marciapiede. Io immagino, grazie assessore, grazie che lei mi illustra sempre, io immagino che voi vogliate girare a destra per entrare. Bene. Ma allora se uno vuole girare a destra per entrare, il marciapiede, io lo continuo, visto che il materiale è identico, lo continuo a considerare marciapiede. E quindi se sto camminando su quel marciapiede, lo faccio in totale sicurezza perché quel materiale me lo identifica come marciapiede. Quindi voi avete abbassato un marciapiede portandolo a raso per dire che le macchine ci possono passare sopra un marciapiede che nasce per i pedoni. E voi mi direte, noi ci metteremo le transenne. Benissimo, e allora perché non l'avete tagliato, non avete messo un tipo di finitura in linea con la strada, visto che l'avete dovuta rifare? Sono disorientato da queste cose. Questa si chiama improvvisazione, io la definisco improvvisazione, cioè fare le cose all'ultimo momento perché bisogna farle. Questo le contesto, non le contesto, vede, il provvedimento. A parte su quello di Via Gorizia, le ho già detto, io non sono d'accordo, e quindi secondo me quello lì è uno svarione. Poi mi viene un'altra curiosità, perché io sono quello delle curiosità, no? Il faro rosso. Ma a me il faro rosso ricorda qualcos'altro. No, sindaco? Qualcosa mi ricorda il faro rosso. A parte il Partito Comunista, ma di quello non volevo discutere. No, il faro rosso mi ricorda il lungomare Trieste. E perché mi ricorda il lungomare Trieste? Per il vincolo storico-culturale. Cavolacci, e vuoi mai che ci sia un vincolo storico-culturale sul faro rosso? E come è andata a finire? Positiva. Quindi avete le porte aperte per... È stata dura. E ai sensi di che legge è stato inserito il vincolo storico-culturale? Non è che è stato inserito, lo sapete anche voi. No, lo sa lei, io non lo so. Codice urbano. Sì, parte paesaggistica e parte vincolo storico, sono due cose diverse. Bene, allora dopo lei mi illustrerà, no? Il vincolo storico-culturale monumentale ai sensi di quale provvedimento è stato sancito. Bene.
e mi ricordava qualcosa a me quella roba lì. Dopo mi è venuta, mi si è accesa la lampadina i cantieri aperti. Io mi ricordo, eccolo là, cantieri aperti, non cantine aperte è un'altra roba, cantieri aperti, bene. Io mi ricordo quel signore laggiù in fondo, che si chiama assessore Massimo Brini, che ogni sacrosanto consiglio comunale, compreso quando lavoravamo in Viale Europa, no, molto prima, mi diceva: perché io sono convinto che a Lignano con Pasqua tutti i cantieri vadano chiusi. Si dimenticava di dire quelli del centro-destra, non quelli del centro-sinistra. Grazie. Ci sono altri interventi su questo punto? Prego, vice sindaco. No, siccome ho sentito delle preoccupazioni importanti del consigliere Germano, mi sento in dovere col cuore di veramente tranquillizzarlo sul fatto che, se dà un'occhiata insomma alla quantità di eventi sportivi, alle presenze di atleti di questi ultimi 4 anni, non deve avere preoccupazione che abbiamo voluto interrompere un percorso che già più volte avevamo definito positivo, che anzi è un po' come quando nel gioco del risico vuoi attaccare uno stato vicino e puoi farlo o con 3 carri armati, ma vai di là con 2, lasci uno scoperto dietro, dopo te lo prendono, o è meglio che lo attacchi con 6, così ne metti 3 qua e 3 là. Allora noi abbiamo deciso questa volta, siccome bisogna anche dire a proposito di procedure, che gli espropri non erano stati attivati e quindi non potevamo intervenire subito. Però un attimo, insomma, c'è l'opportunità, come hai detto tu, ci sarà anche pro futuro. Noi abbiamo, attraverso anche, io lo chiamo un inconveniente del patto di stabilità che ha colpito regione, provincia, siamo trovati davanti a una scelta veloce da fare per evitare di perdere quei contributi che erano stati giustamente destinati all'aspetto sportivo. Abbiamo fatto un ragionamento, la nostra scelta è stata fatta. Tutto quello di buon investito fino adesso da voi nel fare venire queste federazioni doveva essere prima consolidato e poi espanso, perché se dopo mi vengono non solo i genitori ma anche la federazione a fare i verbalini perché il campo non è più adatto a fare gli infortuni, perché devo annullare le gare perché piove dentro, perché tutte queste robe qua, allora sì, e poi gli dico: guardate, però c'è il campo da rugby. No, attenzione, allora io ho detto: facciamo prima questo, con quei soldi che abbiamo li investiamo subito, adesso che speriamo entro la fine del mandato, insomma, ma diciamo temporaneamente un anno da oggi, a finire il campo interno, il campo esterno e tutto il resto, chi arriverà avrà tutto il tempo, chiunque sia, che siamo noi o siate voi, a dedicarsi all'espansione, anche perché i privati dietro mi sembra che sono lì che aspettano che qualcosa succeda, nel senso che non ho visto grandi movimenti, per cui se ci saranno le risorse e chi viene o siamo noi continuerà a credere nell'espansione, si può fare, non è preclusa la cosa, era il momento di sfruttare quei finanziamenti destinati solo ad attività sportive in quello. Per quanto riguarda l'aspetto durante fuori la stagione, il fatto di aver programmato i campi coperti nell'impianto base serve a quello, aver convertito alcune risorse a coprire i campi serve anche a quello, ecco, tutto sommato. Per cui volevo tranquillizzare che l'obiettivo di questa amministrazione, penso anche con le manifestazioni, infatti, sia in continuità col vostro, e non abbiamo perso un atleta, anzi secondo me ne abbiamo acquistato un altro, per cui no, voglio dire, possiamo stare tranquilli. Poi per l'espansione, chiunque sarà il prossimo anno troverà il resto in ordine e può procedere all'espansione. Grazie. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Cosa? Ah sì, prego, consigliere Romano. Non volevo più intervenire, però visto che il vice sindaco mi ha risposto, io dopo 4 anni ho ancora federazioni che mi chiamano perché dicono che non trovano disponibilità. Quindi dico che era una strada che andava imboccata, era una scelta che andava fatta perché è il futuro di Lignano. Lo ribadisco, lo confermo, avete fatto bene a mettere mano sulle cose che non funzionavano, perché è giusto che anche le associazioni che lavorano durante tutto l'anno abbiano gli impianti
a norma, è in regola. Però io penso al futuro generale della nostra città. Quell'impianto lì può essere la nostra grande soddisfazione e può continuare a dare linfa per tutti, commercianti, albergatori, risposte alla Getur. Quindi io credo che quella scelta lì non debba assolutamente essere abbandonata. Abbiamo, ritengo, perso 4 anni, spero che nel prossimo anno a venire ci siano già degli inizi per poter far qualcosa, o chi verrà personalmente mi auguro che continui su quella strada, perché poi i posteri ci diranno se avevo ragione o meno in questo momento dove il turismo non si muove se non quello sportivo, è l'unico che fa numeri. Lasciamo stare Vasco per la settimana prossima. Grazie consigliere Romano. Altri interventi, dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Teghi. Evidentemente, riassumendo quello che è stato detto precedentemente dai miei colleghi e anche dalle mie dichiarazioni, credono che si possa evincere che il voto è profondamente contrario rispetto all'approvazione del bilancio consultivo 2015. Altre dichiarazioni di voto? Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, porrei in votazione il punto 5 diventato punto 6 all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno 2015. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Punto 7 all'ordine del giorno, il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Venezia nella causa comune contro Urban, sentenza la numero 728 del 22/03/2016. Ah, qui è una vicenda, diciamo, abbastanza recente, ovvero risalente, penso agli anni, inizi anni 80, o forse ancora prima, diciamo, no? Ed è legata a un esproprio delle aree, diciamo, di via Treppo. Sostanzialmente cosa succede? Succede che il Comune, nel momento in cui procede all'esproprio per l'edificazione del PEP, indennizza non secondo il valore del mercato del terreno, ma è un semplice ristoro, diciamo, dopo sono intervenute diciamo che a livello, diciamo, di giurisprudenza si è completamente alterato il parametro dell'indennizzo, ecco, cioè l'indennizzo non deve essere sempre un semplice ristoro ma deve corrispondere al valore venale del bene sul mercato. Questo lo ha detto anche la Corte Costituzionale e poi la Corte anche di Strasburgo, quindi hanno confermato che l'indennità espropriativa è un qualche cosa che deve rimborsare del valore del bene, e quindi già all'epoca gli originari proprietari hanno intentato e prodotto la causa, che si è trascinata con una vicenda processuale veramente molto complessa, anche con molti colpi di scena, addirittura una sentenza che viene firmata da un giudice non competente, nel senso che non era il giudice del procedimento, e quindi un annullamento della sentenza. Ecco, tralascio tutta sta roba qui. Alla fine della fiera arriviamo con la Cassazione che cassa con rinvio, e c'è la determinazione da parte del giudice del rinvio della quantificazione dell'indennizzo secondo il principio del valore venale del bene, che ammonta a circa 400.000 euro, no? Più o meno. No. Il da dare. Ci sono tutti, certo. Spese legali, tutto quanto incluso. Non mi ricordo, in primo grado forse. Comunque, praticamente, se voi avete visto la proposta di deliberazione, già, diciamo, suddivide, no? Di riconoscere per motivi indicati in premessa l'importo di 423.000 euro
no, per la liquidazione dell'indennità definitiva di espropriazione dei terreni indicati nelle premesse, oltre alle spese di giudizio e del consulente tecnico d'ufficio stabiliti con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, e poi di impegnare, a seconda poi, no, dei vari capitoli, per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Quindi qui, Bulfone. Questo è il, ovviamente, dopo chiaro che noi dobbiamo andare a recupero rispetto a chi ha, no, realizzato, comincia lui a contribuire, ecco. Consigliere Donà? Ti leggo la proposta di deliberazione, allora sono... Sì, 126. Ecco, qui è riportato comunque nel dispositivo della proposta di deliberazione. Ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno? Sì, prego, consigliere Teghi. È incompetente, nel senso che sì, la rivalsa, ma la rivalsa su chi vota oggi oppure su chi ha fatto prima? Perché sa. Sei sicuro? Sì. No, perché se non c'è... No, parlo di noi, ragazzi. Oh, che... Nei confronti dei beneficiari dei beni arrivati, no? No, non c'è un'azione di responsabilità qua. Qui è il riconoscimento del debito fuori bilancio andrà alla Corte dei Conti, no? Chiaramente. E la Corte dei Conti valuterà, ma io sinceramente adesso non è che voglio fare un giudizio prognostico su sta cosa qua, ma la giurisprudenza originariamente, sì, interpretando la disposizione costituzionale sull'esproprio, diciamo, era orientata a ritenere che dovesse essere un semplice ristoro. Dopo, pian piano, con una rivalutazione del diritto di proprietà in termini assoluti, ancorché relativi, perché può essere soggetta ad espropriazione, è stato riconosciuto in via giurisprudenziale, fino poi anche a inserire la norma nel 2001 nel testo unico sulle leggi di espropriazione, pare il 327 del 2001, che appunto l'indennizzo è un ristoro rispetto al valore venale del bene. Serio, congruo, cioè. È retroattivo, lo riconosce la giurisprudenza, però dico, sulla responsabilità erariale, la valutazione di chi all'origine è fatta, insomma, sì. Ecco. Sì, prego, consigliere Petitiol. No, solo per dire che viceversa, se coloro i quali a quel tempo hanno pagato l'indennità che poi è stata cassata, avessero all'origine pagato questa, sarebbero stati loro indagati per danno erariale, perché a quel tempo la legge prevedeva la valutazione automatica sulla base di quei parametri. Quindi quelli hanno pagato il giusto per quella volta. Poi si è evoluta la giurisprudenza, c'è stata la storica sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che i valori irrisori dati dalla legge 865 del 71, che sono quelli applicati lì, Non erano anticostituzionali, andavano sostituiti con altri. Quindi purtroppo, ecco, siamo in quei paradossi per cui... Sì, oggi il debito deve essere riconosciuto, derivante da sentenza. Cioè, certo. Altri interventi su questo punto, all'ora del giorno? Magari il consigliere Venturini? Sì, no, doveva uscire anche già prima, direi. Ecco. Ecco, va bene. Esatto. Altri interventi? Niente. Su questo punto all'ordine del giorno? Bene. Allora porrei in votazione il punto 7 all'ordine del giorno, cioè il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Punto 8 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la concessione in uso di beni immobili di proprietà del Comune di Lignano Sabbiadoro a Terzi. Chiederei all'assessore Rodeano di illustrare questo punto all'ordine del giorno. Sì, molto semplicemente è il regolamento che disciplina la concessione in uso a terzi dei beni immobili appartenenti al Comune di Lignano secondo principi di economicità, imparzialità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché ai fini della valorizzazione e di un più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, per cui vengono disciplinati le concessioni di beni appartenenti sia al demanio comunale, sia beni del patrimonio indisponibile, sia beni del patrimonio disponibili, mediante le modalità del contratto di locazione, del contratto di affitto e del contratto di comodato. Non si parla di vendita? Non si parla di? No. Solo l'utilizzo. Si è tenuto in conto chiaramente di tutta una serie di casi che riguardano la cessione di beni a associazioni, a onlus, a ONG, che chiaramente riverberano la loro attività, la loro opera sul territorio comunale e quindi possono anche essere affidati in comodato gratuito appunto per finalità che queste associazioni esplicano sul territorio comunale. È tutto disciplinato con attenzione e dovizia di informazione. Se ci sono domande. Ci sono interventi su questo? Prego, consigliere De Giotto. Allora, velocissimi, visto che stiamo andando avanti da tanto. Allora, al di là del fatto che sì, comprendo la necessità di regolamentare questa situazione, per l'amor di Dio, anche nelle finalità, quindi nei principi che ci sono all'interno di questo regolamento. Mi pare che sia un regolamento nuovo, cioè non c'era prima un regolamento di questo tipo. Ecco, lo ricordo relativamente alle varie concessioni e alle associazioni. In particolare, poi mi rifaccio al discorso del capo terzo, quello dove ci sono gli immobili concessi in uso alle associazioni del volontariato, insomma, al terzo settore cosiddetto, no? Allora, nelle premesse qua di delibera, non so, il regolamento, poi chi ha deciso di farlo, se viene da proposta di ufficio, probabilmente anche, o da indirizzo a monte vostro, all'ufficio, che poi ha fatto la proposta. Non c'è un riferimento di legge che prevede questo regolamento, comunque? No, dico questo non perché sono contrario al fatto di dover regolamentare, adesso ne parliamo, no? Perché di solito ci si rifà al fatto che esiste una normativa, da lì a cascata, un regolamento. Però voglio dire, la mia domanda non era, è perché forse non c'è nelle premesse, questo dico, non ricordo io il dispositivo di legge, però dico, prima domanda, era assolutamente necessario in particolare al capo terzo regolamentarlo in questo modo? Dico questo perché c'è un carico burocratico che mi fa paura nell'istruttoria e anche in alcuni aspetti della gestione dell'affidamento poi a terzi, cioè alle associazioni di volontariato di questo. Già, le associazioni di volontariato che sono, e lo diciamo sempre tutti, lo sento dai vostri discorsi quando siete all'esterno, dal sindaco giustamente, è un valore aggiunto della nostra località, hanno e fanno da collante in maniera incredibile su tantissime attività, sono un punto di forza della nostra località, tutte le amministrazioni hanno sempre portato avanti con necessità verso di loro tutto quello che era possibile, insomma, no? Dai contributi ad altro. Probabilmente è necessario anche regolamentare per avere un quadro della situazione. Domanda. È stato valutato questo carico burocratico che non inneschi verso l'associazione o l'associazionismo che già fa volontariato e quindi non ha a disposizione soldi, tutta la sequenza di presentazione di documenti che deve fare per partecipare eventualmente addirittura anche a bandi e non scatena invece sul territorio una reazione contraria sul fatto che dici ma mamma mia ci ritroviamo già con gli eventi e con le cose a fare un sacco di cose, lo so perché faccio parte di 3 associazioni importanti di volontariato sul territorio.
Questa è la prima domanda. Per questo dico, non sono contrario a un discorso di regolamentare le cose come principi e finalità, che ci sono qui molto ben chiari. Ma dico, è stato valutato questo? È domanda ulteriore. Sono state fatte, è stato presentato in una riunione alle associazioni, dire guardate che stiamo regolamentando allora, la concessione sì, dei perdoni, beni. Consigliere per Dezzotto, poter... ecco. Ritiro il punto all'ordine del dico, giorno. Ritiro il punto all'ordine del giorno per io riconosco quello che lei dice. No, lo dico no, perché non è una allora, questione, qui siamo per collaborare, no? Sindaco, non mi arrabbio, però posso dire una cosa. Allora, sì. Questa normativa è imposta oggi da tutta sì. una serie di... Sulla normativa magari ci puoi ecco, dire qualcosa. No, cioè nel senso che noi abbiamo situazione, e sappiamo bene, borderline sul nostro territorio, che bisogna sistemare, mettere sì. a posto, anche in virtù dei principi delle locazioni passive che sono... Anche perché sono in ecco, scadenza da 20 anni, 30 anni, lo sappiamo. Benissimo. Tuttavia, siccome il passaggio con le associazioni non è stato fatto, ritiro il punto all'ora del giorno e rivalutiamo sta cosa, va bene? Quindi punto 8 all'ordine del giorno, ritirato. Appunto. E lo portiamo nel prossimo consiglio, dopo che questo passaggio è stato fatto. Modificazioni, punto 9 all'ordine del giorno del regolamento per l'arte di strada e le opere dell'ingegno. Chiederei all'assessore Ciubei di illustrare questo punto all'ordine del giorno, sono delle brevi modifiche queste. Sì, io ho avuto alcuni mesi fa un incontro con una rappresentanza di questi operatori al comando dei vigili, alla presenza del comandante Adami, per sentire le esigenze e alcune proposte che avevano fatto. Su alcune proposte abbiamo concordato, su altre no. Vengono proposte praticamente tre modifiche. Una riguarda l'estensione dell'orario di apertura e di chiusura. Una riguarda l'ampliamento dei cavalletti che posso mettere da 1 a 3. E poi ancora una, eccola qui, che riguarda la quantificazione dei punteggi per l'assegnazione, volendo privilegiare coloro che frequentano da anni, e il punto per adesso era previsto nel regolamento che ogni anno produceva un punto insomma, nella graduatoria, da 1 si passi a 2. Queste qua sono le tre richieste che hanno fatto gli operatori del settore, sulle quali io non... Ci sono interventi su questo punto d'ordine? Prego, consigliere Germano. Breve intervento, le condivido. E chiaramente è stato calibrato meglio quanto approvato qualche anno fa. E ci stava una correzione. E ricordo, e però vedo che altre modifiche non ce ne sono assolutamente, la pericolosità di questo regolamento per quanto riguarda le altre concessioni. Ma vedo che assolutamente non c'è nessuna modifica, non ha prodotto ulteriori danni negli ultimi anni, speriamo che non se ne rilevino quest'anno, perché è un regolamento che se si fa il controllo riusciamo a evitare problematiche che 4-5 anni fa erano veramente forti, ma così trova il mio parere favorevole. Ci sono altri interventi su questo punto all'ordine del giorno? Se non ci sono altri interventi, porrei in votazione il punto 9 all'ordine del giorno, cioè le modificazioni del regolamento per l'arte di strada e le opere dell'ingegno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Punto 10 all'ordine del giorno sono le modifiche al regolamento per la gestione e l'uso delle aree demaniali marittime, approvato con delibera consigliare numero 30. Di data 21.05.2014, anche qua sono degli accorgimenti dei quali chiederei l'illustrazione al consigliere Marosa che se ne è grandemente occupato. Grazie. Buonasera, brevemente una premessa rispetto al regolamento che è stato approvato il 21 maggio di 2 anni fa, regolamento che era appunto finalizzato, era intento di questa amministrazione di creare un documento che rendesse intelligibile, trasparente quelle che erano le regole burocratiche del demanio marittimo rispetto ai fruitori e rispetto ai concessionari, dunque la doppia anima che vive la spiaggia comunque. In questi 2 anni devo riconoscere la bontà del lavoro
che comunque è ancora attuale, quella che erano gli intenti dell'amministrazione sono stati raggiunti, maggior ordine, maggiore snellezza per quanto riguarda i provvedimenti che sono stati così resi edotti immediatamente a tutti i fruitori del demanio, sono delle caratteristiche che bisogna riconoscere. Tuttavia è necessario un passaggio in questo momento per svecchiarlo, piuttosto che per andare a recepire una legge regionale e per andare a recepire quelli che sono alcuni accorgimenti che sono nati, sono stati stimolati da quella che è l'opera sul campo di concessionari, della parte politica e degli stessi uffici. In particolare io li do per letti come buoni, andiamo così per grandi, diciamo per macro oggetti, a parlare di quello che è il recepimento della legge regionale sugli animali d'affezione, per cui l'articolo 7, l'istituzione dell'articolo 6 viene rivisto completamente perché viene recepita la legge regionale con una serie di prescrizioni, e nei quali però devo ammettere che c'è stato un errore materiale, per cui lo stesso ufficio ha presentato un emendamento in cui viene presentato un comma numero 2 che è presente in cartellina, che verrà poi votato e verrà emendato, in cui si fa riferimento al divieto, all'inibizione in spiaggia di tutti gli animali che non siano i cani, che sono espressamente a cui è espressamente permesso l'accesso in determinate aree rispettando determinate regole durante la stagione balneare. Questo per evitare che animali quali cavalli, piuttosto che durante la stagione balneare, vadano appunto a frequentare le zone riservate ai nostri turisti. Adesso faccio una presentazione generale, intanto poi comunque ci sono anche poi delle osservazioni che sono state presentate di conseguenza. Segretario? Chiedo scusa, ci è arrivata una mail il giorno, non ricordo bene se il 26 o il 27 di maggio, nella quale ci si chiedeva di presentare proposte, osservazioni o qualcosa. No, un attimo. E dopo varie vicissitudini legate anche al fatto che ci sono state delle feste con dei relativi ponti, io sono riuscito ad avere un incontro con i responsabili di questo procedimento solo il giorno 6, quindi il giorno 7 ci siamo visti, il giorno 6 io con gli uffici, e ho avuto tra virgolette la fortuna di incontrare anche il consigliere Marosa, abbiamo discusso le mie osservazioni e l'ufficio mi ha chiesto di presentare un emendamento, io ho presentato un emendamento, quindi è un emendamento, non è un'osservazione, ok, però cioè, non è un'osservazione, è un emendamento, sì. Appunto, per questo sto dicendo. Non l'ha fatto l'ufficio, l'ho fatto io. Ah, ok. Pensavo che non fosse arrivato, pensavo non fosse pervenuto, questo dico, non ho dato qua. No, il malinteso, okay. Te lo dico io, lui ha risposto, venne buttato punto per punto, nel senso che a fronte del tuo emendamento, che è corposo con più punti, tocca più punti diversi, l'ufficio ha fatto una relazione su ogni punto. Perché ci sono alcune cose che sono accoglibili e alcune sono votabili o meno, per cui per mettere tutti in condizione di votare tutto qua. Quindi verrà svolto. Sono intervenuto perché ho sentito un emendamento presentato dal... cioè non è l'espressione giusta, credo, quindi per questo sono intervenuto. Mi ero preoccupato che non fosse pervenuto direttamente all'ufficio. Tutto qua. Ok, perfetto. Dell'integrazione dell'articolo, appunto, del comma 2 dell'articolo 7 per gli animali d'affezione, come presentato dall'ufficio stesso, perché erroneamente non era stata inserita. Vado avanti nell'esposizione, altro punto.
Posso continuare, grazie. E l'altro articolo appunto è l'articolo 7 in cui è stato aggiunto il comma 15 dopo il 14 in cui viene appunto creata la possibilità, o meglio viene un po' fotografata quella che è la situazione di fatto per cui qualche concessionario già riusciva ad attrezzare delle zone, viene così regolarizzato in quelle che sono le zone delle pertinenze dei porticati che possono essere così chiuse ed essere adibite a ricovero invernale delle attrezzature che sono collegate direttamente all'attività degli stabilimenti balneari. In più viene creata l'opportunità di creare con delle barriere a giorno, dunque senza copertura, nella percentuale dell'1% rispetto a quella che è la superficie di concessione scoperta, la possibilità appunto di ricovero invernale per le attrezzature suddette. Magazzini in loco che però con una serie di limitazioni e osservazioni non vanno a impattare visivamente per quanto riguarda la misura dell'altezza, devono essere rimosse immediatamente a cura del concessionario se l'amministrazione lo richiede, quant'altro, come ben dettagliato nei vari punti. E poi l'ultimo punto è quello appunto che rende obbligatoria l'installazione nei pressi di attrezzature ludiche dedicate a beach volley, beach soccer e quant'altro, di recinzioni perimetrali che vadano a salvaguardare l'incolumità delle persone rispetto a viabilità, rispetto ai nostri ospiti che occupano la spiaggia e quant'altro. Queste sono le note salienti, diciamo, che andiamo a proporre in questa revisione del regolamento. Grazie. Se su queste siamo d'accordo, entriamo nel merito degli emendamenti, leggiamo uno per uno e sottoponiamo a votazione uno per uno e dopodiché facciamo il voto finale del documento. Yes. Però io voglio capire questo. Sì. Discutiamo gli emendamenti presentati dal che noi non conosciamo o discutiamo anche il mio emendamento? Ok, vabbè, l'ufficio può farlo. Pure inserire. Ok, va bene. No, ma noi abbiamo fatto fare una valutazione preliminare dell'emendamento dall'ufficio perché anche l'emendamento per essere votato ha bisogno del parere di regolarità tecnica, no? Tutto qua. Prego, consigliere Petizzolo. Su questo punto mi permetto di dissentire. Il parere di regolarità tecnica è necessario allo scopo che una delibera venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio. Serve, ho letto anche sentenze recenti, a rendere certo la persona che svolge la funzione di responsabile del procedimento. Ciò non toglie che in Consiglio, invece, in seduta, anche formati qui a mano, possano essere presentati e anche approvati emendamenti. Certamente è facoltà del Consiglio approvarli direttamente assumendosene la responsabilità oppure rinviare l'argomento affinché vengano acquisiti dei pareri tecnici. Questi pareri tecnici però, non l'ho eccepito in altre occasioni anche perché tutto sommato mi andavano bene, però noto che hanno la tendenza ad uscire dalla stretta regolarità tecnica intesa come rispondenza del provvedimento a norme di legge, a norme della buona tecnica, se vogliamo, se parliamo di aspetti della mia professione o anche di altre, ma non certo a ragioni di opportunità che sono solo ed esclusivamente appannaggio del Consiglio. Ecco. Allora vorrei un po' appunto
sì, puntualizzare questo aspetto, anche perché pro futuro in sostanza ci si attenga un po' a questi. Cioè, forse ho l'impressione che talvolta si sovrastimi in sostanza. Ecco, questo per nulla togliere, per l'amore di Dio, chi rende i pareri di regolarità tecnica, ma proprio per discernere fra quello che è il concetto di regolarità tecnica e quello che è il concetto di opportunità o altro che spetta solo al Consiglio Comunale. Grazie. No, ma siamo perfettamente d'accordo con questa considerazione puntuale del consigliere Petizziol, quindi certamente c'è una ripartizione delle sfere di competenza, come da lei illustrato, però il vaglio che abbiamo fatto di carattere preliminare era legato esclusivamente al primo aspetto, insomma, ecco. Certo, certo. Certo, è certo, certo. Stiamo dicendo la stessa cosa, sì, sì. No, no. No, no, prego di illustrargli la proposta di emendamento. Bene, considerato che, come dicevo prima, siamo riusciti a confrontarci solo il giorno 6 e il giorno 7 ho presentato questa proposta, e sottolineavo e ho protocollato, non so se hanno una copia anche gli altri consiglieri o se hanno avuto modo di poterla almeno leggere, alcune modifiche. Io le elenco, leggo la proposta di emendamenti. Disciplina di gestione e indicazione sull'accesso degli animali sull'arenile. Si richiede un comma che chiarisca chi volge le azioni di controllo e chi può contestare le eventuali inosservanze da parte dei proprietari o dei detentori degli animali alle norme di regolamento e ancora quali siano le sanzioni previste. Perché io non capisco sinceramente dal regolamento chi è che poi che fa questo controllo, visto che si chiede che chi entra in questa spiaggia debba avere questo, deve garantire il certificato che non abbiano, vadano sul sintetico i cani, le pulci, che sia stato fatto che siano stati fatte l'antirabbica, cioè chi lo fa questo controllo? Non mi è chiaro se si può inserire qualcosa che possa farci comprendere meglio questo. Poi l'articolo 7, disciplina delle strutture balneari, obblighi del concessionario. Come volete, va bene. Però questa è una richiesta, io come faccio a sapere se voi... Lo fa adesso. Ah, ok, bene, allora risposto, va bene. Ciubei, se mi rispondi te, io devo parlare con te. Se mi risponde Marosa, mi rivolgo a Marosa. Ok, va benissimo, per me va benissimo. Okay. Io chiedo, allora, in ordine metodologico, no? Il consigliere Iervano, che è l'estensore delle proposte di emendamento, illustra tutte le proposte di emendamento. Dopodiché... no? Non facciamo così? No. Così rispondiamo subito a questo. Ah, no, va bene anche così. Prego. Va bene. Rispetto alla proposta dell'emendamento proposta dal consigliere Iermanno, sottolineiamo che ci sono già presenti nel regolamento l'articolo 37 e l'articolo 40, quelli che sono gli organi di controllo e di vigilanza e le sanzioni previste dal regolamento stesso. Di conseguenza sarebbe pleonastico ripetere qualcosa di specifico per i due articoli. Non accoglibile. Il parere tecnico dell'ufficio è non accoglibile. Secondo, all'articolo 7, tra gli obblighi del concessionario, i titolari di concessione demaniale marittima devono dotarsi presso gli stabilimenti balneari di apposito pennone ben visibile. Io suggerivo di eliminare e ubicato nelle vicinanze della battigia sul quale verranno essate, e poi continua l'articolo, no? Perché, avendo anche svolto quel lavoro, più volte quando questo pennone viene posizionato a ridosso della battigia o nei pressi della battigia, la prima mareggiata va giù e quindi ogni volta bisogna e ripristinarlo. Ho visto che ci sono delle realtà dove i pennoni non sono sulla battigia ma sono
all'interno della quarta, quinta fila, non so precisamente quanto, però sono ben più alti degli anni passati, quindi sono ben visibili ad una distanza veramente notevole. Capisco la volontà dell'ufficio e dei proponenti di voler scongiurare l'ipotesi di issare le bandiere rosse sopra gli stabilimenti balneari, però eliminare potrebbe accadere anche questo, però capisco, credo che sia questa la volontà, soprattutto in quanto ci siamo già confrontati. Io direi di eliminare nelle vicinanze della battigia, quindi che sia solo ben visibile. Questo è il secondo. Allora, dal punto di vista tecnico naturalmente la domanda è accoglibile. Dal punto di vista politico questa norma era stata concordata con la Capitaneria di Porto, rimane nella piena autonomia dell'ente comune legiferare in questa materia, però era stata concordata per dei fini proprio gestionali rispetto al salvataggio, che così non si deve allontanare eccessivamente dalla zona di pericolo della balneazione, soprattutto perché l'Arenile di Lignano presenta varie caratteristiche, da Sabbia d'Oro magari, che è la spiaggia di cui lei faceva riferimento, rispetto a Gettur, Pineta e Riviera stessa, in cui i pennoni erano posizionati a 100 metri da rive, magari sopra i stabilimenti, e dunque impedivano la possibilità appunto di continuare a svolgere le attività di salvamento e allo stesso tempo di dare indicazione della bandiera di corretto colore, diciamo. Di conseguenza è stata voluta già 2 anni fa l'indicazione di nei pressi, intendendo non sulla battigia, ma intendiamo in una zona vicina, anche a un terzo di spiaggia come in qualche stabilimento, va bene, perché comunque il bagnino, il salvataggio non si allontana, non dà le spalle, con le ricce trasmittenti che sono obbligatorie sono comunque in collegamento ed è nei paraggi della propria zona di lavoro. No, no, ho detto che è ammissibile, lo dobbiamo votare, giusto? È ammissibile tecnicamente, però non siamo d'accordo. Si vota? Si vota? Alla terza fila, non so se c'è un microfono acceso, vanno bene lì dove sono, terza, quarta fila, non so, o ci sono dei problemi, perché voglio capirlo questo, perché se non togliamo a ridosso della battigia ci sono dei problemi secondo me. Allora, ripeto, la formula era stata così congeniata appositamente per non creare i problemi che ho appena elencato. Il fatto che ci siano delle spiagge con forti erosioni naturalmente è a carico del concessionario prevedere una sorta di struttura che regga il pennone. Comunque la voglio tranquillizzare, perché durante le ultime stagioni invernali, in cui le mareggiate sono più forti, non è caduto nemmeno un pennone durante l'inverno. Durante l'estate è una cosa che non è mai successa, per quanto le posso dire io. Dunque speriamo che non succeda, non chiamiamocela addosso. Non chiamo niente, dico solo che con la capitaneria questo punto si può ridiscutere, perché non è un bersaglio fisso, cioè la capitaneria, basta che sia ben visibile, cerchiamo di non mettere in difficoltà le situazioni che ci sono, cerchi di comprendere il mio messaggio. Secondo me, se eliminiamo quello che suggerisco di eliminare, siamo tutti più tranquilli. Tutto qua. Ripeto ciò che ho detto, cerchi lei di capire il nostro messaggio, la volontà è quella comunque di svolgere un servizio migliore, di assicurare la cosa più importante, che è la vita delle persone. Di conseguenza quello che è già stato fatto in questi ultimi 2 anni rispetto forse ai 2/3 dell'Arenile di Lignano, cioè portare nei pressi della battigia del pennone, è già stato un risultato incredibile. Problemi non ne vedo, non è una delle ordini, una delle cose che sono nelle priorità, diciamo, di questo cambiamento di regolamento. Di conseguenza la situazione a dicitura può restare quella attuale. Intervento, poi mi fermo. Quindi lei mi conferma che così come sono alcune situazioni a Lignano vanno bene, non ci sono problemi, giusto? Per la terza volta ripeto di sì, che vanno bene. Ok, poi proseguo. Al di fuori della stagione balneare,
non impattante di altezza non superiore a 2 metri sostituire con non superiori a 2,5 metri. E per una superficie massima non superiore a 1%, sostituire non superiore a 2%. Qui c'era il parere favorevole, per quanto ho potuto constatare, del parere dell'ufficio e sia quella del consigliere Marosa. La richiesta è stata motivata dal fatto che per proteggere quelle che potrebbero essere delle semplici plotte, che nessuno penserà mai di andare a rubare, però in ogni caso bisognerà proteggere con delle paratie che devono essere a norma, le stesse sono di 2,20 metri, mettici lo zoccoletto sotto, arriverà a 2,30 metri, quindi si chiede 2,5 metri, non so quale sia stato poi il parere tecnico. E per quanto riguarda sostituire l'1% al 2%, visto che è vero ci sono sì delle grandi realtà tipo la Lisagest o altre concessioni molto, molto grandi che un 2% potrebbe tradursi in grandi numeri, ma l'esigenza è soprattutto dei piccoli, perché le grandi realtà e le grandi società a Lignano hanno quasi tutto il magazzino e quindi lo useranno veramente poco. Questo è il secondo. Allora, dal punto di vista tecnico, come anticipato, è accoglibile, cioè appunto il parere di legittimità. Dal punto di vista dell'opportunità invece politica, io condivido sicuramente portare da 2 metri, che era quello proposto dall'ufficio, 2,5 metri l'altezza di questi sistemi a giorno di chiusura. Sull'1%, sul 2% invece, dopo un'analisi, noi eravamo addirittura partiti dal 5%, faccio un po' una mini cronostoria veramente di quello che è stato il nostro ragionamento, sono state fatte delle valutazioni, delle proiezioni, per cui proprio con l'architetto lombardo si diceva che potremmo partire con l'1%, che è quanto è stato proposto, perché appunto rispetto alle grandi concessioni si potrebbero creare dei fenomeni di distorsione, perché le aree sarebbero molto grandi da poter dedicare a queste ricovere invernali. Di conseguenza la proposta che facciamo noi è quella di partire con l'1%, quello che era già previsto nella modifica del regolamento, per poi eventualmente vedere in futuro di fare un altro passaggio in consiglio e aumentarlo, però valutando che questo 1% sia sufficiente oppure meno sul campo. E quindi lei mi dice che la proposta di 2,5 metri in altezza viene accolta, mentre l'altra viene respinta. Ho capito bene? Ok. E quindi voteremo 2 volte su questo o voteremo 1 volta sola? 2 volte. Ok. Io avevo fatto un esempio, una simulazione per quanto riguarda alcune realtà molto piccole che purtroppo, a differenza delle realtà molto grandi, hanno purtroppo le stesse esigenze. Parlo di alcune attività che sono veramente piccole, che hanno 60-70 metri di concessione, hanno le stesse passerelle che hanno le altre grandi strutture per arrivare fino al mare e portare le plotte. Un esempio banale ci ha portato a ricavare delle superfici veramente esigue a confronto di una grande struttura che invece una grande azienda che dispone poi anche dei magazzini, e quindi alla fine va a finire che non lo utilizza neanche, perché uno che ha un fronte spiaggia di 60 metri sviluppato per la lunghezza sviluppa un tot numero di occupazione con le plotte, poi che non riesce neanche a custodire. Parlo solo di plotte, magari ci sono altre semplici cose che potrebbero essere e rimesse lì in quel posto. Quindi io dico, anziché poi succeda che vadano per un controllo e uno fuori magari di quel metro, portarlo da 1 al 2 a me non spaventa. Che parlo della Lisagest perché è una società partecipata anche da noi e che ha un grande magazzino, quindi non vedo il pericolo lì, quindi per questo speravo che la stessa potesse essere poi accolta. Una proposta adesso di partire così vedendo sul campo, quindi lasciando i 2,5 l'1%, magari dopo si può riemendare in un'altra occasione proporzionando in base alla superficie, quindi dire che le concessioni che arrivano fino a, adesso non devo dico una cifra, 20.000 metri possono avere l'1%, quelle che superano devono avere... Sì, ho capito, però io adesso non ho le misure delle varie, non so quante sono, onestamente vado a spanne per quello che conosco così visivamente, però magari si può prevedere un proporzionamento della percentuale dividendo tra le concessioni più grandi e quelle più piccole, 1 all'1, 1 al 2, solo che adesso non abbiamo la misura, cioè non abbiamo il taglio da inserire perché magari escludiamo qualcuno di troppo, no? Però potrebbe essere la proposta per il prossimo, diciamo, la prossima modifica, intanto partire così.
Sì, in effetti diciamo che la regola generale è quella di usare la cautela per non trovarsi poi dei fenomeni veramente distorti. Sicuramente è una norma pro concessionario nel senso buono, di conseguenza cerchiamo di favorire l'ordine e il ricovero infernale, ben disposti a migliorarla nel tempo come tutti gli altri articoli del regolamento, certamente. Allora, la predisposizione, sintetizzo, di tale area di deposito invernale con relativa installazione di strutture di recinzione e protezione della stessa deve essere preventivamente autorizzata ai sensi. E va avanti, io suggerivo di eliminare e sostituire con essere preventivamente comunicata all'ufficio demanio marittimo con allegato grafico e schema planimetrico. E allo stesso tempo, sempre nello stesso articolo, suggerivo di cambiare che la stessa debba essere rimossa totalmente e tempestivamente nel tempo nel periodo delle 24 ore, in quanto motivato dal fatto che delle semplici mareggiate o giornate di bore magari arrivano in concomitanza, cioè lo stesso in 24 ore non si riesce a fare, suggerivo 72 ore, almeno 3 giorni, visto che spesso Legnano la bora dura 3 giorni. Poi, e contenere esclusivamente beni movibili previsto nel titolo concessorio delle minare con e sostituire contenere esclusivamente le attrezzature di beni strumentali riconducibili all'attività di stabilimento balneare, in quanto ho parlato con l'ufficio e mi sembra che non ci sia un elenco dei beni e delle attività che sono collegate a queste autorizzazioni, quindi è inutile inserire una cosa se non abbiamo a monte l'atto che ci dice cosa c'è. Questo è l'altra proposta. Allora, per quanto riguarda la prima richiesta illustrata da lei, consigliere, si fa riferimento a quello che è la circolare 120 del Ministero dei Trasporti, per cui viene specificatamente richiesta un'autorizzazione, non una comunicazione. Di conseguenza non è ammissibile questo emendamento. La seconda parte, quella invece del periodo temporale entro il quale deve essere rimosso il bene o le attrezzature che vengono ricoverate, è ammissibile ed è a discrezione appunto della nostra amministrazione scostarsi da quelle che sono le 24 ore che erano state proposte da noi o dalle 72 ore che vengono proposte a lei. Quella che potrebbe essere una misura mediana sono le 48 ore, che sono un buon periodo di tempo, sia nel caso, no, si faceva il discorso assieme di condizioni meteo marine avverse per poter intervenire, e allo stesso tempo appunto quando c'è la necessità, perché l'ente ha bisogno che vengano appunto immediatamente liberate le zone, e dunque non le 76, non le 24, ma 48 potrebbe essere un'ottima soluzione. Per quanto riguarda l'ultimo pezzo, pienamente d'accordo, è accoglibile dal punto di vista tecnico. L'ufficio suggerisce di utilizzare la parola attività, sia inserita prima della parola attività sia inserita propria, dunque i beni appunto che non siano che non facciano parte, i beni e le attrezzature di un elenco del disciplinare, che siano riconducibili all'attività, ma l'attività alla propria attività naturalmente di gestione di stabilimenti balneari. Dunque questa siamo favorevoli con l'inserimento dell'attività propria, la definizione di attività propria. Sì, io capisco che è chiaro che deve essere una volontà politica. Io su queste 72 ore, ripeto, sempre memore dell'esperienza acquisita anni fa, cioè 48 e 72, cosa cambia a noi se deve essere rimossa? Se deve essere rimossa, che si toglie in 48 ore o in 72 ore, o c'è invece un impedimento dovuto a condizioni meteo avverse, cioè che ci cambia la vita? Non ci cambia la vita, penso. Quindi facciamolo in 72 ore, cioè non costringiamo a dover lavorare personale che magari deve lavorare in condizioni non buone per poter poi ottemperare a quello che gli viene ordinato. Credo che non ci cambi la vita, comunque, se la pensate così è chiaro che è una volontà politica, se pensate che 48 ore debbano bastare, basta, va bene.
Ma diciamo che la controproposta riguarda proprio i casi di emergenza in cui magari per motivazioni che adesso noi non abbiamo neanche nemmeno in mente, in modo chiaro sia l'amministrazione stessa a richiedere in modo celere la rimozione e di conseguenza le 48 ore sono un lasco di tempo abbastanza grande e sufficiente per poter rimuovere probabilmente quello che è stato ricoverato in questa recinzione, diciamo. Di conseguenza penso che sia una cosa accoglibile, diciamo. Consigliere Marosa, ripeto, è una volontà politica. Secondo lei bastano 48 ore? Va bene. Io non vedo se c'è un'urgenza, una necessità, vuol dire che c'è una situazione di pericolo, vuol dire far lavorare le persone in condizioni di pericolo. Quindi se diamo la possibilità di avere qualche minuto in più, forse si lavora in condizioni di non pericolo. Però ripeto, è una valutazione politica. Se la ritenete congrua così, va bene. Il mio è solo un suggerimento. Non vuole essere tassativo o così o niente, basta. Ben consapevole, dicevo, consigliere, però capisco anche lei dall'altra parte, diciamo l'altra parte della medaglia, il rovescio della medaglia, in cui magari per motivazioni, ripeto, che adesso noi magari non sono ancora ben concretizzate la nostra mente, però si deve rimuovere in maniera molto celere e la sicurezza potrebbe essere al contrario garantita dall'immediata rimozione, che le 48 ore potrebbe essere un tempo sufficiente e magari a salvare delle situazioni di pericolo che si verrebbero a creare se fosse dato magari una giornata ulteriore di tempo per dover rimuovere appunto queste attrezzature del ricovero invernale. Vado avanti. Allora, devo gli occhiali perché ormai non riesco mica più a leggere, è incredibile. Allora, modalità di esercizio dell'attività. L'accesso e l'uscita dai 5 metri dalla battigia dell'area demaniale viene sostituito con, al fine di non creare pericolo per gli utenti della spiaggia in transito sulle passerelle di accesso, l'ingresso deve avvenire entro le ore 9 e l'uscita dopo le ore 19. È chiaro che è scritto in modo tale da non comprendere da non contemplare tutte le situazioni, perché ci sono giornate dove purtroppo c'è un forte vento al mattino alle 7, alle 8, alle 9 e quindi non va nessuno in spiaggia, poi magari alle 10, alle 11 la giornata cambia radicalmente e ci sono gli ingressi di coloro che lavorano in spiaggia con regolare autorizzazione. La mia non voleva essere un'osservazione rivolta soprattutto a coloro che esercitano o svolgono la funzione di esercizio che riguarda l'alimentare, ma soprattutto quello della vendita, perché ho visto purtroppo dei carrelli che dei mezzi che sono tutti a norma per l'amor di Dio, però che dovrebbero essere trasportati, così come accade invece in modo positivo per quelli che vendono gelati o tante altre cose, e ben presentati, invece non dico sono impresentabili, ma sono, li ritengo solo pericolosi. Si vedono svolazzare vestiti, si vedono occupazioni un po' che vanno al di fuori delle misure consentite e quindi io chiedevo questo per cercare di regolarizzare anche quello che ho appena detto. Credo di essermi spiegato meglio adesso piuttosto che nell'emendamento. Dal punto di vista tecnico l'emendamento è accoglibile. Sicuramente nel regolamento, nel titolo terzo che si occupa di curare il commercio itinerante, viene prestabilita una fascia oraria all'interno della quale si può svolgere l'attività, ma non viene non ci sono dei termini perentori, in modo coercitivo vengono dati gli orari di massima o di minima in cui entrare e uscire dalla spiaggia, naturalmente per quello che accennava lei prima, dunque condizioni meteomarine, assenze che mutano a seconda del periodo di alta, presenze che mutano a seconda del periodo di alta o di bassa stagione, insomma tutta una serie di variabili indipendenti che sarebbe difficile riuscire a fissare in un regolamento. D'altro canto sarebbe probabilmente un po' penalizzante e vincolante mettere dei paletti così ferri per comunque delle attività che, come diceva lei prima, sono probabilmente riconducibili alle persone serie, dei professionisti che sono radicati da anni nel nostro territorio e magari, se lei ha appena fatto una considerazione rispetto a quelle che sono le misure dei carri o quant'altro, penso che abbia l'obbligo, si possa rivolgere alle forze dell'ordine per poter eventualmente fare delle misure, dei controlli se i carrelli non rispecchiano quelle che sono le misure previste. Per quanto riguarda il discorso appunto che si diceva del
L'altro discorso che si diceva era quello appunto del, della sosta, appunto. Effettivamente non c'è stato. Ah, devo ancora pronunciarlo quello. La stavo anticipando io allora. Ok, allora, l'ultimo punto invece, quindi il primo è questo che abbiamo appena discusso, è respinto, però ci impegniamo a trovare una formula per far sì che ci sia un controllo su questo, vero? Perché non mi ridica ancora c'è l'articolo 35 e 36, vuol dire che allora non si controlla, vuol dire che sennò non controlla nessuno. 37,40, però se mi risponde ancora così, prima non l'ho detto, però se lei me lo ricorda allora vuol dire che qualcuno deve controllare. Ok, vabbè. No, non è compito mio, io lo sto segnalando, il controllo lo fa qualcun altro, non io. Io lo sto segnalando, ma lei se mi dice che è contemplato nel regolamento e poi mi risponde ancora una volta allo stesso modo, mi costringe a dirle di non rispondermi così, se no vuol dire che non controlla. Basta, vado avanti. L'esercizio dell'attività... io lo sto segnalando, infatti, lo sto segnalando. Lei mi risponde che c'è un regolamento, allora attuiamo il regolamento. Mettiamolo in pratica il regolamento. Io lo segnalo, poi non sono io che amministro, non so io che do gli indirizzi agli uffici, io posso dare l'indirizzo. Comunale. Sì. Ecco, dai, concludiamo che così votiamo. Ok, l'ultimo, l'esercizio dell'attività in forma itinerante, io chiedevo, visto sempre a causa di quello che dicevo prima, e ripeto, non per coloro che in particolar modo svolgono una funzione da decine e decine di anni, ma di alcuni aggiunti non recentemente ma da poco, che sostano, mi hanno segnalato, quindi non ho potuto verificare, potrei anche verificarlo, ma ripeto non è compito mio dare l'indirizzo di controllo, io lo segnalo, che sostano per parecchio tempo nello stesso posto. Il regolamento dice che possono fermarsi al massimo per 15 minuti, rimangono invece per tanto tempo. Io suggerivo di allungare la distanza e di ridurre la tempistica. Cioè, invece di fermarsi in un posto per ogni 50 metri per 15 minuti e poi si fermano per un'ora, magari allungare la distanza, da 50 portarla a 100 metri si devono spostare, e invece di fermarsi 15 minuti si fermano per 10 minuti. Chiaro? Per cui si allungano, no? Che comunque il controllo deve essere effettuato, a noi non risulta che sia una delle priorità, delle difficoltà, dei punti critici rispetto alla gestione del demanio marittimo, quello che lei mi ha sottolineato. Però visto che ce l'ha appena sottolineato, vedremo appunto di segnalare agli organi competenti e insieme faremo una verifica rispetto a ciò. Per il momento però possiamo continuare su quella che è la falsa riga del passato. Non sono un sindacalista e quindi però ho il piacere di ascoltare le persone che sul territorio lavorano, quindi li ho convocati a quelli che conoscevo e ho cercato di capire quali potevano essere le esigenze. Spero che l'abbiate fatto, spero che può essere 100, caro Ciubei, lei non ha fatto neanche quello, quindi spero che l'abbiate fatto almeno voi. Permette l'ultima, perché poi abbiamo completamente violato il regolamento, perché abbiamo fatto il batti e ribatti, però noi ci incontriamo svariate volte in un anno, di conseguenza i vari concessionari piuttosto che i sindacati vengono varie volte interpellati con noi, ci confrontiamo di continuo sulle varie tematiche della spiaggia. Che poi qualcuno non voglia venire in questa sede, preferisca confrontarsi o andare da qualcun altro, è nella libera facoltà di ognuno dei concessionari, dei sindacalisti o quant'altro. Grazie. Guardi, io non so a lei a chi si riferisce e a chi vuole alludere, se vuole fare nomi e cognomi che li faccia. Io ho sentito delle persone e mi hanno dimostrato queste, tra virgolette,
negligenze e suggerimenti da dare al Comune, se fosse possibile averle. Lei si vuole prendere nota, parte sì, parte no? Bene, per me vanno bene. Tutte quelle che vengono accettate, è chiaro che mi trovo favorevole. Non le si vuole accettare? Siete voi che siete al comando, non io. Bene. Allora, procediamo adesso con le votazioni degli emendamenti che sono stati presentati dal consigliere Iermano, verso i quali è stato messo già anche da parte dell'ufficio il visto di regolarità tecnica. Alcuni di questi sono stati valutati dall'ufficio sotto un profilo tecnico non accoglibili. Noi votiamo anche quelli, votiamo tutto, salvo che ci sia, a seguito di questa valutazione da parte dell'ufficio, il ritiro da parte del consigliere Iermano, che è il proponente dell'emendamento. Mi faccia capire meglio, perché sì, non ho ben compreso. Ho detto, no, tutti gli emendamenti sono presentati dal consigliere Iermano. Dobbiamo, su questi emendamenti l'ufficio tecnico ha fatto già una valutazione preliminare di ammissibilità tecnica o non ammissibilità tecnica, sulla base della considerazione sviluppata dal consigliere Petizziol, che dice comunque il consiglio è sovrano di votarli, li votiamo tutti, salvo che il consigliere Iermano, sulla base di quello che è stato espresso da parte dell'ufficio come non accoglibile sotto un profilo tecnico, non decida il ritiro. Altrimenti noi, su quelli valutati non accoglibili, voteremo contro. Penso al primo, per esempio. Che cambia poco. Ma dal punto di vista tecnico, quelli per cui c'è una controproposta nostra... Controproposta. Io... Prego, Carlo. È ammissibile, d'accordo, certo. Sì, signor Sindaco, cerco di essere un pochettino più chiaro. Io sì, ho cercato di, con questo emendamento, di cercare di evitare qualche problemino. Siamo d'accordo. Quindi, cioè, io ritirarli adesso per vedermi accolto solo una parte degli emendamenti proposti, cioè, sinceramente non me la sento. Cioè, votate piuttosto, votate contro, magari, e votiamo a favorevole per le cose che sono state accolte. Io volevo una conferma e mi è stata data, me ne sono dimenticata una, per quanto riguarda il pennone, che poteva andare bene lì dove abbiamo già ampiamente illustrato, e per quanto riguarda invece quella che mi sia stata data come risposta, che in base a una legge regionale bisogna per forza presentare una domanda e non una semplice, cioè mi ero dimenticato di chiedere, questo va fatto una sola volta e non sempre, nonostante questo comporti sempre, anche per una sola volta, una spesa di un migliaio di euro, perché bisogna rivolgersi a un professionista e farsi fare tutta la pratica. Okay. Comunque, signor Sindaco, no, io direi votiamoli tutti. Sì, d'accordo. E poi dopo, se... Va bene. Votiamo todos. Okay. Adesso, siccome è particolarmente, insomma, diciamo articolata, ecco, vado con calma in modo tale che non... Esatto, non sbagliamo. Allora, partiamo dal primo emendamento. Il primo emendamento è all'articolo 6, no? Disciplina, rubricato, disciplina di gestione, indicazioni sull'accesso degli animali sull'arenile. In virtù del parere di regolarità tecnica, dato dall'ufficio che ha valutato non accoglibile questo emendamento, ecco, votiamo, ecco, la diciamo, no? Approvazione di questo regolamento, di questo emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non accogliamo! Dio! Scusate, allora, ordine, io metto in votazione l'accoglimento di tutti gli emendamenti, ok? Ecco, io ho spiegato che su questo emendamento è stato giudicato non ammissibile, quindi noi voteremo, no, per contrario, perché
è carente del parere di legittimità tecnica. Sì. No, ma mi pareva di essere stato sufficientemente chiaro. Adesso andiamo con l'ordine. Quindi, primo, ripetiamo la votazione. Primo emendamento, emendamento all'articolo 6, valutato non accoglibile da parte dell'ufficio. Votiamo l'approvazione, quindi l'accoglimento dell'emendamento di cui l'articolo 6. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Secondo emendamento, signori, dai, siamo tutti un po' stanchi. Secondo emendamento, emendamento proposto all'articolo 7, disciplina delle strutture balneari, obblighi del concessionario. Il secondo emendamento è articolato in molteplici proposte. Io pongo in votazione le singole proposte, alcune delle quali sono accoglibili, alcune no, non sono accoglibili se non parzialmente. Sì. Sì. Non è vero. Non è vero. Sono da fare. Ecco, non diciamo. Ecco, state zitti e seguite quello che dico io. Ecco, per cortesia. Ok? Quindi, prima subproposta di emendamento all'articolo 2. Quello legato al comma 2, si chiede di eliminare la dicitura è ubicato nelle vicinanze della battigia relativamente al posizionamento del pennone di segnalazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento sub 2. Al comma 4 bis si chiede di ampliare la superficie, tra parentesi 2%, destinabile ai depositi invernali e la loro altezza massima 2,50. Sì, fatemi dire, Dio benedetto, fatemi dire. Sì. Ecco. Allora, noi ecco, proponiamo l'accoglimento della prima parte. Sì, allora. Se mi fate dire a me, ecco, è un conto, no? E se no ci incasiniamo, ok? Ecco, sì, allora fatemi dire quello che si vota e dopo ognuno vota in scienza e coscienza. Allora ho detto, subemendamento 2 dell'emendamento 2, che è spacchettato a sua volta in due, quindi sub 2 del 2.1. Al comma 4 bis si chiede di ampliare la superficie destinabile ai depositi invernali, tra parentesi del 2%. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento sub 2 del punto 2.2. Si chiede la loro altezza massima 2,50. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento sub 3 del punto 2. Al comma 4 bis si chiede di sostituire l'autorizzazione per la realizzazione dei depositi invernali con semplice comunicazione all'autorità concedente. Si specifica che tali depositi non sono realizzabili tramite comunicazione ai sensi della circolare 120. Quindi l'ufficio dice questo emendamento sotto un profilo tecnico, in quanto posto in contrasto con la circolare del Ministero dei Trasporti, non è accoglibile. Ritirato. Sì. Emendamento sub 4 del punto 2.
Al comma 4 bis si chiede di modificare il tempo di rimozione da 24 a 72 ore. La misura è inserita per i casi di emergenza quando la rimozione deve essere pressoché immediata. Tuttavia non deriva da fonte normativa. Pertanto l'emendamento è accoglibile. Questo è il giudizio espresso dall'ufficio. Noi qua proponiamo, diciamo, un emendamento dell'emendamento, e cioè dalle 24 alle 48 ore, fino a 48 ore, no? Questa è la controproposta nostra, ok? Questa è la controproposta che porrei in votazione rispetto all'emendamento, se siamo tutti d'accordo. Modificata sulle 48 ore, ok? Benissimo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sub 5 del punto 2. Al comma 4 si chiede di sostituire la dicitura contenente contenere esclusivamente i beni amovibili previsti nel titolo concessorio con contenere esclusivamente le attrezzature e beni strumentali riconducibili all'attività di stabilimento balneare. Considerato che di fatto non esiste un elenco dei materiali a disposizione di ciascun concessionario, si ritiene l'emendamento accoglibile con la specifica che prima della parola attività sia inserita la parola propria. Io pongo in votazione questo emendamento con la specifica della parola propria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento 3. All'articolo 13, modalità di esercizio dell'attività. Emendamento è anch'esso suddiviso in due. Quindi, emendamento 3 sub 1, si prevede che al comma 3 viene richiesto di limitare la possibilità di accesso e uscita dell'arenile agli archi temporali precedenti alle ore 9 e successivi alle ore 19. Propongo l'approvazione di questo emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Emendamento sub 2 della proposta numero 3. Al comma 4 viene chiesto di ridurre il tempo di stazionamento a 10 minuti invece di 15 e aumentare lo spostamento minimo da 50 a 100 metri. Propongo di approvare questo emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votazione complessiva sulla proposta di deliberazione con gli emendamenti, ecco, precedentemente votati e approvati. Quindi proposta legata al punto 10 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità l'approvazione totale del documento così come emendato. Certo. Dato dal consigliere Maroso e dal vice sindaco. Benissimo. Sì, la superficie da quebrare. Ah no, di proporzionale. Bene. Sì. Punto 11 all'ordine del giorno. Non so, è andato via il consigliere Petizioli, ma se vuole il consigliere Codromaz, prego. Sindaco, mi scusi. Sì, prego, consigliere Mano. Con l'impegno, dicevo, sì, di valutare quelle due cose che abbiamo appena detto, le ore e la superficie, sì, e soprattutto che la comunicazione con il relativo impegno da parte dei concessionari di presentare progetto e quindi richiesta per ottenere autorizzazione viene fatta una sola volta. Mi confermate questo, vero? Viene fatto una sola volta, non ogni anno, una sola volta viene... Salvo le modifiche, immagino, però, immagino, è certo, chiaro, se non avvengono modifiche, certo, però non viene più richiesto, no, la comunica... no, una sola volta. Su questo non mi sento di prendere promesse, perché non so, no, se va ripetuta ogni anno la circolare 120, a meno che non venga inserita nell'atto disciplinare. Facciamo un approfondimento su questo, Gianni, va bene? Consigliere, facciamo l'approfondimento. Consigliere, okay? Me ne occupo io e la renderò edotto il prima possibile. Bene,
Punto 11 all'ordine del giorno, l'interpellanza presentata dai consiglieri comunali Alessio Codro Mazza, capogruppo della Lega Nord, e Vittorino Petizziol, candidato sindaco eletto consigliere comunale con la coalizione del centrodestra, di cui fanno parte le seguenti liste: il Popolo delle Libertà, Petizziol sindaco, Alleanza per Lignano e MAF, Lignano Friuli, avente ad oggetto mancato recapito della PEC ai consiglieri comunali destinatari. Prego, consigliere Codro Mazza. Grazie, signor sindaco. I sottoscritti consiglieri comunali Codro Mazzalezio e Petizziol Vittorino, rilevato che in data 30 marzo 2016 un cittadino attraverso la posta elettronica certificata inoltrava per conoscenza a tutto il consiglio comunale una propria lettera dove riscontrava delle problematiche su un bando di concorso indetto da questo ente. In data 6 aprile lo stesso cittadino scriveva a due consiglieri comunali firmatari di questa interrogazione per sincerarsi dell'avvenuta ricezione della PEC. Noi consiglieri comunali rispondevamo in maniera negativa perché non avevamo ricevuto nessuna PEC da parte del Comune. In data 8 aprile 2016 mi recavo presso l'ufficio di staff del sindaco per domandare se ci fosse corrispondenza a mio nome e lo stesso rispondeva in maniera negativa. Da un successivo controllo presso il protocollo risultava che c'era una PEC indirizzata per conoscenza a tutto il consiglio comunale, ma che la stessa non era stata inoltrata. Lo staff successivamente trovava la PEC sul terminale, però non veniva subito stampata, non me la consegnavano subito, ma me la spedivano nel pomeriggio. Tutto ciò rilevato, interpellano la signoria vostra per conoscere il motivo di questo grave disservizio, dove si è palesemente limitato il potere di controllo dei consiglieri. Se il motivo di questo mancato recapito sia dovuto all'oggetto della PEC, se si è proceduto ad una verifica qualora vi fossero ancora comunicazioni non inoltrate al Consiglio Comunale, come giudica, signor sindaco, il comportamento tenuto dagli uffici in merito a questa vicenda? Con osservanza. Grazie, consigliere Codro, ma anche questo, diciamo, se, non dico che lei ha fatto bene a presentare l'interpellanza insieme al consigliere Petizziol, però evidenzia come spesso ci possano essere delle disfunzioni all'interno di questo ente nell'ambito della comunicazione tra uffici, perché il protocollo è l'organo, l'ufficio, in realtà, competente a scaricare la PEC. E ovviamente a individuare anche i destinatari e quindi poi a smistare la PEC ai singoli destinatari. Tuttavia, ecco, purtroppo devo dire che ho riscontrato io personalmente molte volte come o le PEC siano scaricate tardivamente, perché ci si dimentica di scaricarle, oppure vengono scaricate senza gli allegati, che quindi non servono a un fico secco, no? Perché gli allegati sono troppo pesanti, talvolta sono anche documenti di un certo numero di pagine, ecco. E quindi il protocollo rimette ai singoli uffici di scaricare il documento, perché una volta che è scaricata la PEC risulta da sistema visibile, ecco, da tutti, però non si capisce, bisogna sempre entrare per capire a chi è indirizzata. E in questo caso il protocollo si è limitato, diciamo, a stampare quella PEC e a portarla all'ufficio staff del sindaco in un'unica copia. L'ufficio staff del sindaco ha messo nella diciamo, posta del sindaco questa PEC che il sindaco ha letto, ma senza verificare se era stata smistata o meno. Io davo, come l'ufficio staff, probabilmente da per scontato che un tanto fosse stato adempiuto. Tuttavia è venuto fuori che non era stato fatto e quindi io ho richiamato anche il segretario affinché cose di questo genere non capitino più. Ecco, perché giustamente se c'è un documento indirizzato a tutti i consiglieri devono avere copia e quindi mi scuso, ecco, per l'accaduto e spero che non si ripeta. Sì, grazie signor sindaco, sono soddisfatto. Signor sindaco, prima di chiudere, un'ultima cosa, visto, volevo dirlo nelle comunicazioni, poi mi è sfuggito, però l'interpellanza richiama il problema. Per la discussione del Consiglio informale siamo stati avvisati 4 o 5 volte, con date, orari e giorni diversi. Siccome anche noi abbiamo i nostri impegni e quando arriva una mail, magari in quel giorno per essere liberi spostiamo un appuntamento, poi ci si arriva un'altra mail dove si dice quel giorno non c'è più, c'è un altro giorno, e quindi ripeti, e poi ancora un'altra... Io le ho
raccolte, volevo dirglielo prima, ho 5 mail che mi spostano 5 giorni. Cioè, 5 giorni io ho bisogno anch'io di programmare le mie cose. Quindi, per favore, se può, visto che controlla questa, controlliamo anche quest'altra cosa, perché... No, non lo so, io due, anche a me risultano due, ma comunque, boh, grazie, dichiaro chiusa la seduta.